Prova, 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 eccoci qua. Dicevo, Caraibi, gente, bentornate, bentornati a un nuovo buongiorno laggato. Il primo di settembre. Non so perché non funzionasse il microfono. Ogni tanto OBS decide di togliere eh, la selezione precedente di, di microfono, di altri dispositivi, da quella che ha, per cambiarla con un predefinito che in questo caso poi non coincideva con il. Vabbè. Lasciamo perdere, lasciamo perdere. E dicevo un saluto in particolare a chi segue sul canale YouTube in Indifferita in questi primi momenti, perché nel frattempo che arriva un po' di gente e si popola la live, cominciamo a chiacchierare con gli amici della differita. E andiamo a vedere un po' di commenti. Allora, Satan Shark che oltre a continuare a regalarci dei fantastici timestamp per i nostri video i nostri abbondanti video tra l'altro sto notando che in due video diversi mette un timestamp alle al minuto 8 e 10 secondi per puro caso, una coincidenza però notavo sta cosa, grande Satan Shark e che poi dice una cosa molto interessante uh, per quanto riguarda le mie trasmissioni da Aversa delle settimane scorse chi ha seguito sa, wow, ma se guardi i contenuti dal PC di tua madre, dovresti poterlo usare anche come ospite su StreamYard senza webcam e trasmettere le cose che vedi lì. Sai che in effetti, Satan Shark, non ci avevo pensato, ma mi sembra che. Mi sembra una roba importante questa. Potrebbe essere proprio la soluzione definitiva al far cavolo, peccato che non ci abbiamo pensato prima. Questa secondo me è stata un shark, è una grandissima idea, cioè tu dici io vado come ospite nella mia stessa trasmissione, io lancio la trasmissione dall'iPad, poi entro come ospite, faccio un altro account, un diverso account StreamYard dal PC di mia mamma, e ehm, anziché usare la webcam di lì, o anche la webcam, vedete, però per non, ehm, come dire, intasare anche troppo la linea, Uh, condivido semplicemente lo schermo del pc di mia mamma come ospite nella mia trasmissione. Eh sì, in effetti sì, hai ragione. Satan Shark, hai ragione. Si può fare e come questa cosa? Non ci avevo proprio pensato, ma in realtà è la soluzione definitiva alla gestione delle live da Aversa per guardare insieme le news e fare le cose. Bravo, Satan Shark. Grande idea questa veramente una grande idea ci, ci proviamo la prossima adesso mi piacerebbe magari qualche volta ci proviamo da qua per sfizio con l'ipad e il pc giusto per, per lo sfizio di fare questa, questa cosa effettivamente può essere la soluzione definita da versa diventa la soluzione definitiva Ciò che sta facendo la Lego dice anche Satan Shark, ancora oggi mi ricordo un po' quel che faceva Wizards of the Coast a metà anni 2000 con uh, Dungeons and Dragons versione 3.5, uscivano manuali nuovi ogni mese, anche tre in un singolo mese, alla fine andarono in super saturazione restando a corto di idee, facendo casini con le regole e alla fine furono costretti a resettare tutto creando una nuova edizione completamente differente pensata per farci videogiochi e a proposito di una chiacchiera ovviamente con Vito Juvara dal Double Aversa Show naturalmente e Intanto Exit Planet Dasta eh, rinnova il suo abbonamento con Prime per eh, il secondo mese, grazie Nick Fantastico che mi ricorda dei Chemical Brothers quindi mi piace un sacco e grazie per il supporto, un abbraccio digitale ma continuando nei commenti al canale YouTube abbiamo Caliboom 9701. UALO la barra degli abbonati. Non deve essere una copertura della barra di Twitch, ma un plugin a parte che recupera i dati della barra di Twitch e li mostra in modo personalizzato. Ad esempio Sabaco ha il suo logo che si riempie con le sub e ha un contatore personalizzato con il numero, è solo una questione di plugin esterni. Ehm, sì, in effetti si può provare anche questo, CaliBoom, eh, per ovviare alla questione, sicuramente. Antonello di Terlizzi 6626, Caraibi Mister Walone, da un po' che non ti saluto su Twitch, causa lavoro, sono Antonello 1593, ma quando posso seguo indifferita. Vedo che sei tornato nel buio di Milano, bene. Per quanto riguarda la nuova grafica, mi piace, meno ingombrante, ma colorata, fresca, più adatta all'estate, quella vecchia più ingombrante, magari la tieni per l'inverno e forse aiuta a rievocare il calduccio di una copertina, molto bella e molto romantica questa idea. Caro Antonello, però in realtà il pensiero sarebbe quello di eh, passare a questa grafica o comunque insomma una grafica più minimalista in via definitiva d'estate, d'inverno, primavera e autunno in tutte le stagioni. Eh, Lorenzo Viale 7389 dice sulla difficoltà però ci sta pure un altro discorso, sentiamo, a me piacciono le meccaniche, non la sfida, molto interessante, Mo già inizia molto interessantemente questa cosa, alcuni giochi funzionano se c'è la sfida, se no non impari le meccaniche, tipo prendiamo uno strategico, se qualsiasi cosa faccio vinco, non imparo niente, invece ogni volta che faccio la scelta sbagliata devo essere essere punito detto questo, non ci vedo niente di male a mettere una god mod in ogni gioco per chi vuole vedere solo la trama. Sono d'accordo pressoché su tutto, caro Lorenzo Viale. Molto interessante, comunque, è come dire, il, la visione della difficoltà come componente importante per capire le meccaniche di un gioco, anche io sono un grande appassionato di meccaniche di gioco, di regolamenti, di meccaniche ed effettivamente la difficoltà in molti casi è eh, sicuramente un, uh, il motivo per cui tu poi quelle meccaniche le esplori. Se vai solo avanti, sono due robe diverse naturalmente. No, magari in un gioco narrativo è più bello se il ritmo è scorrevole, quindi al di là delle meccaniche tu eh, non hai difficoltà ad andare sempre avanti ed è più bello così. Però effettivamente, se invece tu sei appassionato di meccaniche e così dici di essere, e io pure lo sono, quindi ti capisco perfettamente. La difficoltà può essere un elemento molto importante in questa cosa interessante. Certo fermo restando che poi chi vuole va avanti direttamente anche in un gioco dove dovrebbero essere fighe le meccaniche. Ma io sono sempre d'accordo su questa cosa. La, il, il facoltativo a disposizione di tutti, l'opzionale a disposizione di tutti è sempre. È difficile che possa essere considerato una roba sbagliata. Daniele 92L ormai. Io credo sia pressoché impossibile vedere un Bloodborne 2 fatto da From Software dopo le vendite che hanno fatto con Elden Ring, Sony dovrebbe pagare una cifra altissima per poter pubblicare il loro prossimo gioco in esclusiva su PS5. Assolutamente ci sta questa considerazione, eh, non so, poi non, non conosciamo come stanno le cose. Gli accordi, magari anche accordi pregressi. Eh, non, non escludiamolo. Però sì, anche a me verrebbe in mente quello che è venuto in mente a te, Daniele. Per spiegare meglio, se Elden Ring ha venduto 25 milioni di copie, facciamo finta che su PS5 eh, ne abbia vendute 10, le restante 15 vengono dalle altre piattaforme. Quindi dubito che From Software sia interessata a perdere quelle vendite per fare un favore a Sony. Di conseguenza, Sony dovrebbe pagare le perdite che From Software avrà dalla mancata pubblicazione su altre piattaforme. Sì, sì, assolutamente chiaro, chiarissimo, discorso giusto, secondo me. E sicuramente sarebbe molto molto difficile. Sì. Però, sai, anche ci sono anche altre cose da tenere in considerazione. L'IP Bloodborne è di proprietà di Sony. Magari Miyazaki vuole fare un gioco di Bloodborne. Perché sappiamo di no. Cioè, nel senso, Miyazaki non, non, ha, mai non ha mai mostrato interesse per ritornare sulle sue stesse IP. Già con Dark Souls, ha fatto. Fatica no, tant'è vero che Dark Souls 2 non l'aveva diretto lui, poi è dovuto tornare sul 3. Secondo me, perché hanno visto che il 2 non era stato apprezzato quanto gli altri giochi diretti da Miyazaki. Quindi lui è tornato sul 3. E... Però, insomma, non, non, non gradisce generalmente tornare sulle stesse IP. E quindi magari non c'è sta cosa, Beh, ma metti che. <coughs> Volesse lui <coughs> fare un nuovo gioco di Bloodborne, dovrebbe scontrarsi col fatto che Bloodborne è un IP di Sony. Allora, a quel punto questo potrebbe rientrare nell'accordo. No? Dice, vabbè, lo facciamo, ci perdiamo un po'. Eh, di, di... Ci dovete dare dei soldi naturalmente il fatto che, che, che lavoriamo per voi in esclusiva, visto che noi vendiamo tanto, multi piattaforma, però anche noi vogliamo fare una roba su Bloodborne, insomma si potrebbero tenere in considerazione più cose. Comunque giustissimo il tuo discorso. Eh, più uno studio inizia a vendere, più è difficile vedere accordi del genere, perché per ovvie ragioni costeranno sempre di più avere accordi di esclusività. Ci sta, però tu considera che eh, Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy VII Rebirth, Final Fantasy XVI comunque sono giochi che venderebbero tantissimo a multipiattaforma, eppure sono usciti in esclusiva su, su PS5. Eh, L'IP non è neanche di Sony, come nel caso di Bloodborne, quindi. Non è, non è mai escluso no? una roba del genere. Cioè, poi Square Enix alla fine sembrerebbe essersi anche un po' pentita della cosa, probabilmente non, non, non ne farà in futuro di esclusive di questo tipo, poi alla fine in questi ultimi anni sono state fatte, quindi c'è sempre un po' eh, modo di, di trovare questi accordi a quanto pare. Eh, se proprio deve esserci un ritorno vedo più possibile seguiro con una Microsoft disponibile a pubblicarlo fin dal day one su PC e PS5 dice Daniele invece Peter Larcher dice se le notizie di Wukong che sarebbe un'esclusiva temporale sarebbero vere che ne pensi? no, non mi pare che ci sia questa cosa no? Wukong eh, non è ancora uscito su Xbox per problemi nel corso dello sviluppo, ma appena si risolveranno questi problemi arriverà su Xbox. Nel frattempo, Bob Tringali rinnova l'abbonamento di livello 1 per un totale di 41 mesi. Grande Bob, Caraibi, WALO e Community, sono in ferie da qualche giorno, rientro martedì 17. WALO, ho cambiato smartphone e non mi arrivavano più le notifiche del canale. Prima ho spippolato con le impostazioni, adesso la notifica live mi è arrivata. Grazie Bob. Per aver sistemato questa cosa, bravo, grazie anche per tutte le notizie. Man martedì 17 rientri dalle ferie, goditele Bob, divertiti. Che hai preso come telefono nuovo Bob? Uh, grazie intanto per i 41 mesi, un abbraccio digitale a Bob Tringali, grazie. Allora, altri commenti dal canale YouTube Satan Shark. Io sto notando molto che i giocatori si focalizzano e si fidelizzano molto alla piattaforma, basti vedere i dati di vendita dei giochi Xbox arrivati su PS5, c'è una sorta di acredine di fondo nei confronti di Xbox, si va a cercare qualsiasi pelo nell'uovo e qualsiasi appiglio per criticare un gioco Xbox, mentre se il gioco è esclusiva PlayStation è sempre un capolavoro. Sì, nell'ambiente in Italia, Satan Shark e nell'ambiente degli appassionati di videogiochi di chiacchieroni eh, sul web, sui social, eccetera. Sì, un po' c'è questa sensazione, un pizzico c'ero anch'io, Xbox un po' bistrattata dal popolo degli appassionati videogiocatori italiani, dove per appassionati videogiocatori, attenzione, eh, si intende una fetta. Di pubblico che, che solo tra di noi possiamo capire bene, <ride> quella di, delle persone che seguono le testate che parlano di videogiochi, eh, le persone che seguono il mercato dei videogiochi, dove per mercato dei videogiochi si intende anche qui o quella che ormai è una nicchia, no? Videogiochi AAA, videogiochi indie per PC e console. E non il mondo dei videogiochi a 360 gradi che abbraccia una marea di videogiocatori che non sono queste stesse persone, simili, un po' più simili a noi, no? Che hanno abitudini più che persone simili a noi, abitudini simili alle nostre, perché poi siamo tutti diversi, eh! Eh, abitudini simili alle nostre sul, sul comprare videogiochi, sapere cosa sono gli abbonamenti ai videogiochi, sapere quali sono tutte le piattaforme su cui è possibile giocare videogiochi AAA, gli indie doppia che popolano eh, gli store in questi anni. E in questo ambiente, in Italia sì, secondo me, Xbox è un marchio molto poco considerato e anzi ehm, quasi schifato in, in molte situazioni. Luca Mazzi905: anche a me piacciono le Red Bull come vito, anzi in generale mi piacciono proprio gli energy drink, e in particolare le Monster. E c'è stato un periodo in cui giocavo e ne bevevo pure troppe, ma ora mi sto riuscendo a regolare e ne bevo solo una ogni tanto. Bravo, Luca Mazzi. Comunque la moderazione è sempre la cosa. Importante da applicare su queste abitudini. Non vedo l'ora di giocare a Black Mith Wukong. Continua luca mazzi e lo avrei comprato al day One, ma mi sono autoimposto. Che prima devo finire Final Fantasy VII Rebirth perché ho superato da poco le 100 ore. Eh, sì, ormai a questo punto. Eh, riguardo a Indiana Jones, sono, un fav sono favorevole agli aiuti nelle fasi puzzle e usavo molto bene un sistema di aiuti, la saga di Uncharted, se eri bloccato dopo tanto tempo ti dava suggerimenti assolutamente facoltativi, mentre invece in God of War Ragnarok li ho trovati fin troppo invadenti, con suggerimenti che venivano elargiti troppo presto, dice Luca Mazzi. Allora su God of War Ragnarok io mi sono bloccato, ragazzi. Eh, ricordo anch'io che nella maggior parte dei casi sì, ti arrivavano dei consigli anche molto velocemente, ma questo sistema di consigli non riusciva a coprire proprio tutte le situazioni, compreso le situazioni waloniche. E le situazioni waloniche sono quelle in cui Magari mi sfugge che c'è una stradina sulla destra, l'ho superata, vado avanti, giro e rigiro e rigiro, non torno a controllare quella stradina, non so perché, perché magari la mia mente dà per già controllata una zona. E quindi non mi rendo conto che c'è questa stradina, ok? E quindi giro e rigiro negli stessi posti e non mi arrivano neanche i suggerimenti. Non arrivano i suggerimenti. E questa roba qua è una cosa che secondo me nei videogiochi non deve succedere mai. Se succede questa cosa, sicuramente è disattenzione mia nel non notare la stradina, ma è un fallimento per il videogioco stesso. È un fallimento per il videogioco stesso. Se fossimo a una gara, ok? In cui io devo finire il gioco e insieme ad altri concorrenti o contro altri concorrenti, no? Chi lo finisce prima, vabbè, sono fatti miei se non ho visto la stradina, giusto? Siamo tutti d'accordo. Ma siccome c'è anche un rapporto tra me e il videogioco, tra me e lo sviluppatore, se io non so andare avanti nel videogioco... Per qualsiasi motivo che io non ho visto una stradina, colpa mia, no? In partenza, ma è un fallimento del videogioco che non riesce a prevedere questa possibilità e a imboccarmi se dopo mezz'ora sono fermo nello stesso punto. Il gioco deve capire che io sono fermo da mezz'ora nello stesso punto e mi deve dire, guarda, devi andare qua, qua, in questa stradina. E io dico, ah cazzo, non l'avevo vista, ma tu me lo devi dire a un certo punto. Non è possibile che il gioco non mi dica devi andare qua adesso. Non posso rimanere fermo lì per sempre. È un fallimento per il gioco. Perché io posso abbandonarlo, perché posso non essere soddisfatto della cosa. E questo non è di sicuro quello che vogliono gli sviluppatori. Ed è diverso... E non è neanche quello che voglio io, no? Quindi non è come per dire non mi piace sparare, quindi non gioco a uno sparatutto in soggettiva. Lì già è più difficile la questione, non è che il gioco vuole essere uno sparatutto in soggettiva perché invece ci sono tante altre persone a cui piacciono gli sparatutto in soggettiva. Se a me non piacciono, io non gioco, ma, non, ma nessuno ha problemi in questo tipo di situazione né il gioco che si perde un potenziale videogiocatore come me, né io che mi perdo quel potenziale gioco. A me non piacciono gli sparatutto in soggettiva. Il gioco vuole essere uno sparatutto in soggettiva, siamo a posto tutti e due. Ma se a me piacciono i giochi come God of War Ragnarok e God of War Ragnarok ci tiene che io, che sono una persona adatta a quel genere, sia soddisfatto da quel tipo di gioco? Di sicuro al 100% God of War Ragnarok non vuole che io rimanga fermo nel gioco. Non lo vuole, non lo vuole mai. Qualunque eh, persona del team di sviluppo eh, o, o de, del, della produzione, eccetera, ci tiene al fatto che io vada avanti in quel gioco. Quindi se... Se c'è un momento in cui io non vedo una stradina e il gioco non me lo dice, questa cosa non va bene a nessuno, né a me e né a loro. Vabbè, ne parlo sempre di questo argomento ogni volta che viene tirato fuori perché veramente è una delle cose a cui tengo di più eh, nella situazione attuale dello sviluppo dei videogiochi. E Dottor Ghecuri dice: non credevo che spostare la finestra in live potesse far venire i crampi. Eh, si riferisce a qualcosa successo nel, nel double averso show con Vito Iuvara e poi abbiamo Lorenzo Tosi dice sempre riferito al mio commento precedente riguardo la cross progression. Suppongo che per quanto riguarda Xcloud, il discorso cross progression valga per tutti i giochi su Game Pass. Invece, o almeno tutti i giochi coinvolti nel discorso Xcloud. Sì, se, ehm, non credo di aver mai usato un gioco su Xcloud. Senza cross No, ma non è, non è possibile, Lorenzo. Siert. Tutti i giochi XCloud sono in cross progression con i giochi ehm, con le, mh, lo stesso gioco giocato su console o su PC. Vai tranquillo, Lorenzo. Se c'è una roba diversa, è proprio un'eccezione per forza. Eh, normalmente i giochi del Game Pass sono in cross progression, PC console. E cloud tranquillamente puoi iniziare a giocarli da un lato, continuare dall'altro, continuare dall'altro ancora usando gli stessi. Salvataggi! Allora torniamo in diretta. Dai, torniamo un po' in diretta, ringraziamo tutti gli amici del canale YouTube Wallone Indifferita per i loro commenti. È sempre molto bello iniziare le live in questo modo. Così abbiamo già subito una chiacchiera mentre arrivano le persone live che poi scrivono altre robe. E io poi vado a leggermi quelle altre cose. Così la chiacchiera continua sempre. Il lag, in realtà, è anche un po' un buffer e il buffer ti consente di avere una fluidità costante nelle cose. Ed è una roba che ci piace un sacco. Ehm sigla. Buonasera Mr. Walon. 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 Carai, gente, bentornate e bentornati sul canale Twitch di Walone per una nuova chiacchierata. In questo nuovo buongiorno laggato. Lunedì 2 settembre 2024, ore 15 e 34. Eccoci qua, andiamo a leggere un po' di commenti live. Anche se. con un già 22 minuti di lag, bello così mi piace. Con il buffer giusto, Franzi Colli, Caraibi. Tolusezio, buongiorno, laggato a te, Gian518. Purtroppo ferie finite, ma è bello poter tornare a seguire le live regolarmente. Grande Gian, esatto. Ottimismo, prendiamoci la parte. Eh, diciamo positiva del, della fine delle ferie che è un po' il uh, rientro ad alcune abitudini che ci piacciono, non tutte, magari alcune, ad alcune si rinuncerebbe volentieri, ad altre però invece si, si ritorna felicemente come la chiacchiera in live, KJ Walter 5586 Caraibi. Caraibi dan stilo il weekend senza te, come si fa? Come si fa Dan stilo? Come si fa? Come si fa? Dura poco, per fortuna, anche il weekend, quindi siamo subito di nuovo qui. KJ Runner, Caraibon, Caraibi, anche a Shishimaru, Silver Brain, Exit Planet D'Asta, grazie ancora. Chris 9610 Super Sauti 8 Zoar 1984, rientro oggi al lavoro. Voglio morire di una di quelle morti lampo, tipo annichilito da una bomba al fosforo bianco. A proposito di ottimismo, no? come, dicevamo, come dicevamo prima, ma siamo sicuri che anche Zoar si divertirà con un po' di chiacchiera, così uh, prenderà un pizzico di sollievo. in... Uh, questo rientro drammatico al lavoro. Doom WZ, Caraibi, Caraibi Mischi 2087, Caraibi, Lord of the Kind, ancora Bob Tringali. E ringraziamo Caffè Latte 1987 che rinnova l'abbonamento di livello 1 per un mese, per un totale di 13 mesi. Che bello che c'è il Subter, questo mese. Ah, c'è il Subter, come funziona? che si festeggia su September, risparmia fino al 30% sui nuovi abbonamenti fino alla mezzanotte del primo ottobre. Oh, quindi tutto il mese si risparmia il 30% sugli abbonamenti. Vabbè, dovete per forza approfittarne, ragazzi. E io ne approfitto per ricordare, non so se c'entra col September... E perché vedi Mischi ne approfitta rinnova l'abbonamento di livello 1 per un totale di 10 mesi grazie Mischi 2087 un abbraccio digitale anche a te oltre che a caffè latte 1987 e non c'entra forse con subtempera anche perché sul prime non potete avere sconto ma ne approfitto per ricordare che se siete abbonati ad amazon prime e se siete soliti Sostenere questo canale con l'abbonamento a questo canale tramite Prime, ricordatevi di farlo perché spesso, siccome il Prime non si rinnova in automatico, spesso voi siete abbonati tramite Prime e poi vi, vi dimenticate di farlo perché giustamente sta là. Eh, andate a controllare, grazie Gian 518, che vi ricorda anche. Dove andare a cliccare eventualmente. Per contro controllate se siete abbonati. Se non siete abbonati, abbonatevi di nuovo tramite Prime. Oppure approfittate del subtember per abbonamenti a pagamento con sconto del 30% per sostenere il canale. Grazie, grazie a tutti. Uh, dunque, dove eravamo? Il ciuchi lozenna, come va? Tagliatelle di nonna pina. Ign e Forbes hanno riportato che secondo le loro fonti Sony ha pagato per l'esclusività di Wukong. Grazie, tagliatelle. Allora, non sapevo, è la cosa che stavate dicendo prima, eh, no, forse qualcuno l'aveva scritto su, nei commenti su YouTube, non sapevo questa cosa, e, anzi, se trovate una, una notizia, linkatela pure, che magari ce la leggiamo insieme. Invece, Arius 80, sì, avevo già... Eh, selezionato questa news arius andiamo a guardarla proprio insieme eh, direttamente allora a parlare di morte delle console sono i produttori in fallimento mikey barra a muso duro contro xbox secondo l'ex microsoft ed ex activision blizzard mikey barra a parlare di morte delle console sono i produttori in fallimento. Andiamo a vedere che cosa significa innanzitutto parlare di morte delle console. In che senso a farlo sono i produttori in fallimento. Vediamo un po'. Questa è una vecchia foto di Mikey Barra su sul palco di uno de degli show pre-3 di Xbox. Questo almeno dieci anni fa, ragazzi. Ehm, comunque vediamo un po' cosa ci racconta Simone Tagliaferri su multiplayer. Sono in molti nell'industria a ritenere che le console stiano attraversando un periodo di decadenza, ma secondo Mikey Barra a credere alla loro morte sono soltanto i produttori in fallimento. Ancora non, non mi è chiaro a chi ci si riferisca. Produttori di che? Anzi, per lui le console vivranno ancora a lungo. È vero che i margini di profitto si sono assottigliati con l'aumento dei costi di sviluppo, ma sia PlayStation 5 che Nintendo Switch continuano a vendere bene. Ok. Ma chi sono i produttori in fallimento? Quindi, c'è cioè, eh, allora, i barra eh, Microsoft, Xbox, produttore di console in fallimento, intende questo? I barra ex dirigente di Xbox ed ex capo di Blizzard, ha scritto su X di ritenere che chi sta perdendo spinge la narrativa che gli fa più comodo, quindi chi sta perdendo, non i produttori di. cosa non si capisce un cazzo, caro Simone, non si capisce un cazzo di produttori in fallimento, non si capisce cosa. Il fallimento è anche una roba a volte legale, no? Cioè il fallimento di una cosa, non. e. cioè dopo diverse righe mettere solo quello non fa capire che cosa. Comunque, comunque, vediamo. Eh, chi sta perdendo, ok? Nella console war, nella, nello scenario della console war, tra produttori di console, quindi in questo senso i produttori in, in fallimento lo capiamo qui, chi sta perdendo spinge la narrativa che gli fa più comodo, le console non moriranno mai secondo me se la tua strategia è di conquistare il salotto, hai bisogno di esclusive di successo perché vincere è sia una questione di piattaforma che di giochi. Sony sa come creare successi e come selezionare i successi degli altri per renderli esclusivi. Se fossi in loro, raddoppierei subito perché c'è sangue nell'acqua ovunque. Ehm... Ibarra non ne fa mai il nome, ma sembra abbastanza chiaro che il suo obiettivo polemico sia Xbox e la sua attuale strategia multipiattaforma che mira più alla diffusione dei giochi che della sua console anche perché ha dato la sua opinione rispondendo a un post che parlava appunto di Xbox. Giusto di recente Microsoft ha annunciato l'arrivo di Indiana Jones l'antico cerchio su PlayStation 5 pochi mesi dopo le versioni Xbox e PC. Del resto pensare che le console possano sparire è una visione fin troppo apocalittica. Sicuramente il mercato sta avendo delle grosse difficoltà, ma parliamo comunque di un settore che conta decine di milioni di clienti che ha fatto registrare dei recenti successi come quello di Nintendo Switch e quello di PS5. Sapete cosa mi manca in tutta questa um, storia, ragazzi? Ma chi cazzo ha detto che le console um, muoiono? Cioè, a parte quando noi, diciamo, a un certo punto ci spostiamo tutti nel cloud, ma invece di, di chi l'avrebbe detto dall'industry? Chi è che ha detto... Cioè, voi vi ricordate... Questa cosa sembra... Non si capisce bene, no? Né il... Uh, il tweet di Mikey Barra che è volutamente, diciamo, poco specifico. Né tanto l'interpretazione di questa news. Non si, che dice un po', forse ce l'ha con Xbox, ok, però quando è che Xbox avrebbe detto che le console stanno morendo? Quando si chiede a Xbox del futuro di Xbox in campo console le risposte sono perentorie e molto precise e riguardano il fatto che loro non hanno nessuna intenzione di abbandonare le attuali console e anzi che sono al lavoro su console di prossima generazione in modo chiaro detto in modo chiaro Sony non l'ha detto per fare un esempio no Sony non l'ha. Nintendo l'ha detto perché sta per uscire dopodomani la, la nuova console, cioè nei prossimi mesi, all'inizio del 2025. Ma Sony per esempio non ha ancora ufficialmente né parlato né accennato a PlayStation 6 che ovviamente tutti diamo per scontato, a differenza di Microsoft che invece l'ha proprio detto. Microsoft è al lavoro su una console di prossima generazione, quindi la parte che mi manca in questa news è chi avrebbe detto che le console stanno morendo. Quindi a che cosa si, si riferisce Mikey Barra in questa roba? Poi manifesta la sua idea sul de dell sull'importanza delle esclusive, eccetera, eccetera. Si può essere d'accordo o meno. Eh, io credo che abbastanza, è abbastanza facile capire come in, determin in, un, in un determinato tipo di inerzia... Se tu metti delle robe in esclusiva sulla tua piattaforma, la tua piattaforma è più interessante. Ci sono pochi dubbi no? su questo. Ma non è detto che alla lunga sia il modo migliore per far crescere eh, il proprio brand. Nella situazione di PlayStation probabilmente va ancora bene così. Nel caso di Xbox, secondo me no. Secondo me, nel caso di Xbox... Tu metti le esclusive sulla console che, come dicevamo prima, viene anche un po' schifata dai videogiocatori che dovrebbero esserne il target, cioè quelli che comprano PlayStation, perché poi fondamentalmente il target è esattamente lo stesso. E quindi ti schifano perché amano PlayStation. Tu metti i giochi in esclusiva, schifano te e i giochi in esclusiva che metti. Non cambia tanto, non, non, non diventi molto più appetibile Oggi, oggi. Se all'epoca di Xbox 360, Sliding Doors, torniamo nel passato, all'epoca di Xbox 360, anziché vendere Bungie, anziché vendere Bizarre Creations, eh, avessi invece già all'epoca cominciato ad acquisire nuovi studi, eccetera, e ad arricchire il parco esclusive che già era valido su Xbox 360, quando pareggiavi con PlayStation in termini di vendite, Forse allora avrebbe avuto senso anche per Xbox fare così oggi. Secondo me, per Xbox non ha senso fare così oggi. Per Xbox ha più senso vendere Indiana Jones anche su PlayStation. Io venderei su PlayStation anche Forza, anche Starfield, anche Halo. Qualsiasi cosa eh, pur di far conoscere questi prodotti validi a un'utenza più ampia in modo che in futuro quando veramente non è detto che le console moriranno eccetera eccetera non facciamo piangere mai chi barra però eh, a un certo punto si, il cloud Diventerà quantomeno un'alternativa valida all'uso delle console a quel punto. Con gli abbonamenti e tutto, cioè, ah, a me piace. Quali sono i tuoi giochi preferiti? Ah, a me piacciono The Last of Us, Indiana Jones, Halo, eh, poi mi piace Uncharted, poi mi piace Spider-Man, mi piace un sacco Forza Horizon. Mi piace Fable, eccetera. E vedi che parte di questi tuoi giochi preferiti che hai conosciuto perché li potevi giocare dove ti pareva e piaceva, su PlayStation, su PC, sulla stessa Xbox che magari hai comprato per sbaglio, ehm, comunque dovunque li hai conosciuti e li hai amati, vedi che quando pian piano si passa al cloud, questi brand sono tutti all'interno di un unico abbonamento. Che è conveniente, che ti permette di accedere a questi giochi da qualunque dispositivo, eccetera, eccetera. E tu dici: Ah, bello, ma mi faccio questo abbonamento. Se invece questo abbonamento è pieno di giochi che non conosci, perché tu hai sempre comprato solo PlayStation, e eh, quindi non c'è dentro PlayStation Indiana Jones, non c'è Starfield, eh, non c'è Sea of Thieves, non se, se non li avessero fatti esclusivi, se non li avessero fatti multipiattaforma, no? Sarebbe ancora peggio. Sarebbe ancora peggio. Quindi invece, secondo me, intanto poi ti guadagni pure i soldi, no? Invece hai Call of Duty, me l'ho dimenticato di dirlo, Call of Duty, Diablo, Doom. Indiana Jones, Forza Horizon, Fable, eccetera, eccetera, Starfield The Elder Scrolls, Fallout, Quest, Crash Bandicoot. Questi sono conosciuti su tutte le piattaforme se li rendi tutti in multipiattaforma e così è più facile. Quindi io non sono d'accordo con Mikey Barra in tutte le situazioni, è ovvio che chi sta perdendo la guerra delle console. A uh, secondo me può trarre vantaggio dal rendere multipiattaforma tutti i propri giochi, soprattutto uh, se chi sta perdendo la guerra delle console, coincide con l'essere il più grande produttore di, di videogiochi AAA e non solo al mondo oggi, no? E con un numero di studi esagerato, un numero di IP esagerato e una qualità media di questi prodotti molto alta. Quindi è logico che ti conviene vendere questi prodotti, no? Se, se, se tu avessi una console, se tu fossi PlayStation contemporaneamente, PlayStation come cioè che Xbox vendesse più di al, avesse le vendite di PlayStation, ok? Se Xbox avesse le vendite di PlayStation e PlayStation quelle di Xbox, metti, però Xbox fosse comunque la stessa Xbox che ha Activision Blizzard, Bethesda e tutti gli altri suoi team, è eh? certo, allora se la metti tutto in esclusiva hai devastato il mercato definitivamente, tutti comprano solo Xbox, il resto non esiste è a posto così. Ma visto che Xbox non vende quanto PlayStation in termini di console distribuite nelle case, però è Xbox che ha Activision, Bethesda e tutti gli altri suoi team. Secondo me in questo caso non è inutile che ti metti a fare la... a sbattere la testa contro il muro e a cercare di fare le esclusive. No, devi far conoscere i tuoi brand a tutti, a tutti i giocatori PlayStation, anche ti pigli anche i soldi da lì, perché se tu vendi Call of Duty su PlayStation ci guadagni. Activision su cosa campava prima? Su quello ovviamente, no? Bethesda su cosa campava? Campava su quello. E quindi continua a farlo sotto Microsoft. Anzi, buttaci dentro pure altri giochi di Microsoft, tipo Sea of Thieves, ma metti anche Forza Horizon, metti anche Starfield, metti anche Alo, metti tutto su PlayStation. Secondo me. Altro che le esclusive. Bu nel caso di PlayStation, capisco che si facciano le esclusive. Ma nel caso di Xbox butta tutto su PlayStation invece, è molto diverso, dipende dalla situazione in cui ti trovi. Non è che una roba può valere per chiunque, in qualunque tipo di situazione. Waxy Blizzard rinnova l'abbonamento con Prime. Bravo che sei andato a controllare. Hai visto che non eri riabbonato. Ri Bravo per un totale di 27 mesi, Caraibi. E buon inizio settembre a tutti. Grande Waxy, grazie. Un abbraccio digitale. Eh, dunque, dunque, eh, padre Amort. Per me, ultimo giorno di ferie e sono finalmente riuscito a iniziare Vukong stamattina. Molto piacevole, mi fa molto piacevole. <ride> mi fa molto piacere, Padre Amort. Eh, divertiti, anzi, facci sapere poi più avanti tutti quelli che stanno giocando a Vukong. Ragazzi, vi voglio ascoltare in modo particolarmente interessato perché sono molto curioso sulla cosa. Non ci sto giocando io a Vukong in questo periodo. Sto giocando in questi giorni ad Astrobot e il 5 settembre che è giovedì alle 14 faremo la nostra chiacchiera recensione, scade l'embargo, quindi chiacchieria recensione alle 14. Oh, ma sa che non mi ricordo più Vito. Che okay, poi eccolo qua, Vito Iuara. Buonasera Vito Iuara. Vito, non mi ricordo più uh, se abbiamo deciso quando spostare il Vito Iuara show, mentre invece abbiamo un appuntamento con Vito domani sera alle 21:30 con Vito e Viking per parlare della Gamescom in generale, fare un po' il punto della situazione di ciò che si è visto alla Gamescom, le cose che ha, ha avuto modo di provare Viking, ci facciamo una chiacchiera partendo da lì e chiaramente poi chiacchiera che sfocia in tutto il mondo dei videogiochi in generale. Però non mi ricordo più con Vito quando avevamo deciso di spostare la roba. Eh, giovedì alle 14. No, non ci siamo capiti, vito giovedì alle 14 questa settimana non si può fare. Quindi, siccome era, sapevamo che era fisso giovedì alle 14, ma giovedì alle 14 questa settimana non si può fare. E quindi avevamo detto: Spostiamo, aspetta, fammi vedere. Allora vediamo la conversazione. Come dicevamo, eh... Altra cosa, giovedì alle 14 scade l'embargo di Astrobot, spostiamo, anticipiamo il TVS. Ah ok, è vero, dovevo farti sapere ma me ne sono scordato, facciamo mercoledì, mercoledì, fantastico, fantastico, a posto, a postissimo, grande vito. Allora, mercoledì, mercoledì alle 14, De Vito Yuvarasho, eccellente, quindi doppio vito a distanza di neanche, cioè all'interno delle stesse 24 ore. Abbiamo la live serale di martedì e poi mercoledì subito. Mamma mia, eccezionale! Eccezionale, grande chiacchiera, grande, grande chiacchiera. Mercoledì il Vito Yuvar Show, fantastico. E poi dopo, sempre il giovedì, sempre il giovedì alle 14. Molto bene, grandissimo Vito, grazie. Grazie a te, Uaro, dice Bob Tringali, ho preso un rugged phone Dodge grezzissimo, 180 euro su Amazon, con 16 giga di RAM, 256 GB di memoria. È più pesante dei telefoni normali, ovviamente, ma per me sul lavoro, eccetera, antiurto, impermeabile, eccetera, va benissimo. Un phone normale, con le stesse caratteristiche, costa molto di più. Ah, ma quindi bellissima sta roba di... Aspetta, voglio vederlo, Bob ragged phone. voglio vedere come sono? Cioè sono telefoni fatti apposta per essere pesanti, cioè di quelli che tipo ce l'hai in mano gli utili, in faccia uno lo distruggi. Tipo così, questi, cioè sono è questa roba qua. Che questa non è una cover. Questa è proprio la forma del telefono. Vado a vedere. Bello, a me piace il fatto che esistano un sacco di robe diverse. Ma tu lo butti per terra, per sfizio. Cioè, è così anche per... Uh... L'idea è anche, deve... non devi preoccuparti se ti scappa di mano, è questo un po' il fatto. Per questo è molto più... Mi piace sta cosa. Cioè, mi piace che esista questo tipo di varietà in generale, nella... che fossilizzarsi tutti sullo stesso form factor, cioè, beh, che, che non è che questo si discosti chissà quanto, semplicemente però è più pesante. Come l'inizio di Uncharted 2 dice Bob Tringali che c'è quella stradina nella foresta che non vedi e ti blocchi a tempo indeterminato. Sicuramente è capitato anche a me, Bob, in que queste sono proprio le mie cose, le robe che mi fanno bloccare. The Mix dice, a proposito di bloccarsi nei videogiochi in modi di questo tipo, per me non è neanche un fallimento del tipo che dici tu, per me spesso il fatto che uno non capisca dove andare è un fallimento di level design, dovresti capirlo senza qualcuno che ti fa lo spiegone. Ehm, sì, The Mix, ma io ne faccio una questione proprio in generale di, come dire, obiettivi del gioco. Certo, anche secondo me è un fallimento di level design se un giocatore, non vede la un giocatore interessato ad andare avanti non vede la strada da percorrere per andare avanti, no? Però, se c'è il fallimento di level design, almeno il gioco in generale dovrebbe avere una scappatoia per dire, ah, guarda, non hai capito, guarda che devi andare invece là. Super Kio82 Caraibi, buon inizio di settembre anche a te. Wow, la penso come te riguardo i progressi fatti in un gioco, dice Shishimaru. Disprezzo veramente tanto quando in un gioco in una mappa è molto poco chiaro come procedere. Per me Elden Ring è ancora un successo perché perdersi è quasi il modo migliore di divertirsi. Però in tanti titoli, da Banishers a Wukong fino a Persona 5 e vecchi Final Fantasy, mi è capitato di girare in tondo perché magari una stradina è messa lì quasi mi metti... Esatto, ma negli open world anche secondo me è meno grave Shishimaru tipo Elden Ring perché tu nel frattempo scopri altre strade, fai altre cose, ti imbuti in altre situazioni e allora ok, ma in un gioco dove devi solo andare avanti, nella... cioè a me non interessa che io mi perdo perché ci sono mille altre cose da fare, questo mi va bene, mi può andare bene finché ho qualcosa da fare, finché posso giocare va benissimo. Ma se io non ho niente da fare e non capisco come andare avanti, e sono chiuso in una stanzetta o in una piccola area, no, cioè, qual è il punto? Non, non, non mi interessa non andare avanti in quel caso. In un open world, dove, come non solo Elden Ring, eh, ma anche uno Skyrim, un. Un fallout, se non ho capito bene come andare avanti nella trama principale, però nel frattempo, mentre cerco, trovo delle strade che mi portano da altre parti, fanno uscire nuove queste, eccetera. Beh, figo, questo è figo, questo va bene. Waxy Blizzard, riguardo gli aiuti in game da sistema per aiutare i giocatori qualora dovesse capitare un loro blocco, quello che ho osservato è che nella maggior parte dei casi tali suggerimenti si soffermano di più sul fattore risolvere enigmi più che intervenire sull'esplorazione. Bravo, Waxy Blizzard. Non si pensa al fatto che invece tu banalmente potresti non aver visto il ponte. Oppure una scala che ti porta giù e poi da lì c'è la strada. Esatto, sì, sì, gli suggerimenti sono sugli enigmi e non su non ho visto la strada. In Final Fantasy XVI il metalupo del protagonista dava suggerimenti su che strada prendere, ma era molto banale. MTT Caraibi, quando inseriranno le IA che ti aiutano nei giochi, secondo te quanti secondi ci metteranno a fare un gioco in cui l'IA ti bullizza in base alle tue scelte, ti prende per il culo con consigli sbagliati o se proprio proprio non ce la fai a risolvere l'enigma ti insulta forte forte. Ma <coughs> sarà contemporaneo secondo me al... E, e, e ci sarà sicuramente la cosa ah guarda che è divertente questa roba qua senz'altro cioè, me lo aspetto come te lo aspetti tu MTTBFF eh, mettiti BFF. caraibi da convalescenza finalmente in casa da parte di zul ninja come va zul ninja come stai adesso scherzi a parte al di là dell'essere ancora vivo eh, la settimana scorsa non stavi bene come stai adesso zul ninja meglio come vanno le cose speriamo bene Caffè e latte 1987 Caraibi di nuovo Curei Giorgio Caraibi a te Bob Tringali Dice Ah Bob Tringali Che spiegava A Tagliatelle di Nonna Pina Che era interessata Al suo tipo di telefono ehm, Neverending chiacchiera Curei Giorgio Assolutamente Non ci fermiamo mai wow, Mentre eri via s'annaffunata affunnata La grafica Dice Dante Horror show Che ne pensi Di questo nuovo minimalismo Dante Eh Ricordiamoci tutti di far crescere il buffer per il uh, Movember, dice MTTPFF, eh? molto bene. Datmar, Caraibi, a me piacciono molto anche i giochi che non ti prendono per mano e ti imboccano alla prima difficoltà. I giochi lineari alla The Last of Us God of War mi annoiano eh, un Outer Wilds di Annapurna. Ti annoiano quelli e preferisci un Outer Wilds? Ciannino, Caraibi, 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 come stai Ciannino? Allora, eh, Caraibi anche a Catania, Food Lovers, Datmar, Caraibi, a me piacciono molto anche i giochi che non ti prendono più... Per... Ah, non stavo dicendo questo. Eh, recentemente, ah ok, hai riscritto il messaggio, qua si capisce meglio. Recentemente ho apprezzato molto Outer Wilds di Annapurna, un gioco dove non sai nulla, devi trovare tu la strada e indagare sulla... Uh, storia, sì, comprendo io. Outer Wilds, però l'ho provato e mh, mi sono annoiato lì perché non capivo cosa, cosa fare. In molti me ne hanno parlato. Come di una roba bellissima. Outer Wilds, vorrei un po' di guida, ecco lì sarebbe bello. Un po' di intelligenza artificiale che ti aiuta un po', dice ti vedo un po' pigro sul capire come muoverti in questo gioco facciamo così prova a fare questa roba qua hai visto che qua c'è un pezzo di una roba lo puoi portare lì prova a fare questa cosa vedi che qua succede questo e poi vai esplora un po' tu dai sta, giocati fatti una mezz'oretta di esplorazione poi se hai bisogno di un altro suggerimento te lo do ecco mi piacerebbe un sacco avere a che fare con un'intelligenza artificiale del genere eh, Zul Ninja dice, si riferisce a Microsoft sicuramente, parlando di eh, Mikey Barra, fa il rosicone visto che non è più in Blizzard. Eh, ma poi, esatto Dante Horror Show, se il produttore fallisce e riparte dalla C, eh, è questo. Eh, perché i produttori in fallimento, no? Come, come li definiva la news? I produttori in fallimento, esattamente. Poi ricominciano dalla C... Poi eh, però sono un po' laggati sull'inizio della, della C e che cosa succede? Innanzitutto la scelta di un allenatore un po' discutibile come Ventura, che poi ci ritroviamo più di dieci anni dopo in nazionale e, e per la prima volta non ci fa qualificare per i mondiali. E vabbè, e quindi questo ha un, ha, mette ulteriore lag alla cosa. Poi a gennaio prendi Reia. Ormai sei veramente in ritardo sul campionato di Serie C, non riesci a vincerlo, fai i playoff e però cazzo perdi pure la finale con l'avellino dei playoff, quindi fai un altro anno di C. Questo succede ai produttori in fallimento, no? Fai un altro anno di C, questo qua lo vinci facilmente e poi... Fortunatamente quando sei in B riesci, nonostante una difficoltà eh, aggiuntiva del fatto che in B ti, ti ci ritrovi anche la Juve, oltre che il Genoa, che... Eh, che pur era in quel periodo diciamo, una squadra destinata ad altre robe e eh, che si era ritrovata in C e poi in B, come, esattamente come i produttori in fallimento di cui stavamo parlando, comunque riesce a passare direttamente quell'anno, quindi un po' recuperi dal doppio anno di C. E poi, vabbè, la storia continua con... Eh tante belle robe, Amsic, Lavezzi, ma non stavamo parlando di questo, no? Stavamo parlando di, di Xbox, scusate. Ehm, Caraibi Lumark, Caraibi DSCX, Luca, Curei Giorgio, da convinto cloudista quale sei? Quale sarebbe la differenza fra un servizio cloud gaming con una solida FTTH? E una console fisica, considerato che ormai siamo perennemente connessi, se per morte delle console si intende la graduale fine di quelle fisiche in favore di servizi dovremmo parlare piuttosto di una sostituzione. Sì, sì, io la vedo proprio così, curei Giorgio. Sicuramente, eh? la vedo proprio così. Infatti, non è che cioè, non è che muore PlayStation o no? muore Xbox. C'è una sostituzione della non necessità dell'hardware fisico nelle case, però comunque questo secondo me succede. Io dicevo entro il 2030 arriviamo a una situazione in cui il cloud è una buona alternativa alle console e poi con calma nel decennio successivo magari si arriva anche proprio che le console non vengono più vendute. Beh però intanto è passato un bel po' di tempo, no? Microsoft dovrebbe portare anche Crash Bandicoot su PlayStation, li spaccherebbe e poi magari anche Spyro dice: MTTBFF. Eh sì, assolutamente. Eh, C'è cioè, cioè qualcosa che ci fa pensare che, che Crash Bandicoot su PlayStation sembra un po' proprio la morte sua. Arius80, questa volta concordo con il tuo ragionamento riguardo il discorso console. Ma questa strategia di fatto rappresenta proprio un alzare bandiera bianca in ambito hardware. Ha senso? Probabilmente sì, anche perché rendere un gioco multipiattaforma di fatto non sposta verso la tua, ma comunque ti porta a notorietà come brand e soldi. Sì, io penso così per quanto riguarda Xbox. Discorso diverso nell'ottica dell'abbonamento. Ma torniamo al discorso che il cloud è ben lontano dall'essere uno standard. Quindi, comunque, devi avere una piattaforma dove far girare. I tuoi giochi sì, ma non la elimineranno Xbox. Ma, 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 ma per nessun motivo, anzi, sono al lavoro sulle prossime console. Tra l'altro avevo selezionato un'altra news che parla proprio della prossima generazione. PS6 e la nuova Xbox faranno un vero salto generazionale, PS5 e series hanno promesso più di quanto potevano fare, secondo Digital Foundry PS6 e la nuova Xbox faranno un vero salto generazionale, mentre PS5, Xbox Series XS hanno promesso più di quanto potevano effettivamente realizzare, ce lo racconta Nicola Armondi su multiplayer nell'angolino delle critiche agli amici di multiplayer che però abbracciamo sempre e a cui vogliamo bene assolutamente perché comunque ci forniscono allora innanzitutto il sito che con un economicissimo abbonamento o addirittura siete abbonati al canale Twitch gratuitamente vi permette di togliere le pubblicità ed è una roba fantastica questa cosa io l'apprezzo tantissimo punto primo Punto secondo, comunque grande mole di, di contenuti e tanta roba anche di qualità. E, e però noi, cioè, leggiamo lo, lo usiamo, punto terzo lo usiamo tantissimo. Quindi, diciamo anche per questo ringraziamo perché comunque ci permettono di di fare un sacco di chiacchiere grazie ai loro contenuti però li critichiamo anche tanto perché giustamente leggiamo una piccola roba per esempio vorrei dire qua molto spesso nelle news eh, cioè un, il titolo è, è molto è bello grosso no eh, cioè, è un periodo bello articolato racconta già molto di quello che poi ci sarà nella news in questa parte qua nell'occhiello spesso viene ripetuto proprio il titolo non c'è qua c'è una nuova informazione che è quest tutto questo è secondo digital foundry questa è un'informazione che manca nel titolo però tutto il resto cazzo è la stessa cosa proprio eh? la stessa cosa cioè, proprio, PS6 e la nuova Xbox faranno un vero salto generazionale, proprio uguale a come è scritto qua. Eh? Mentre, qua c'è un Mentre in più, ma poi è uguale, PS5, Xbox Serie XS, qua manca XS, però insomma si capiva lo stesso, hanno promesso più di quanto potevano fare, qui c'è scritto, e poi qua più di quanto potevano effettivamente realizzare. Cioè, praticamente è di nuovo il titolo. Piccola critica, dai, su sta cosa. Qua, secondo me, si potrebbero aggiungere invece già altre informazioni. Ma così dovrebbe essere su, su una testata un articolo, cioè il titolo, che ottimo che sia così bello grosso, no? che ti dice già delle cose, eh, però poi quest'altro spazio usiamolo per, un, per altra roba, non per ripetere, ci saranno dei motivi di SEO, immagino però credo che anche eh, diciamo cercando di accontentare le dinamiche di SEO comunque si possa mettere dell'altro qui, anzi magari fai anche meglio se aggiungi altre cose, non lo so, non lo so. Anche perché poi nell'articolo, secondo me, tutta questa roba viene nuovamente ripetuta. Però nell'articolo ci sta perché magari uno legge direttamente tutto l'articolo eccetera ma questi due uno sotto l'altro che dicono la stessa roba è, è un pizzico ridondante secondo me scusate eh, ogni tanto un po per deformazione professionale c'è cioè, un commento a, al modo in cui vengono proposti i contenuti soprattutto in forma scritta su testate dedicate ai videogiochi è una roba che mi piace e anche per questo la commento così. Fermo restando, come dicevo all'inizio, che ringraziamo gli amici di multiplayer per i contenuti che propongono, perché comunque ci permettono di fare tante chiacchiere e comunque eh, per il modo in cui hanno il sito che ti permette di accedere a una situazione completamente priva di pubblicità, una roba fantastica, e poi anche per la buona qualità media dei contenuti. Detto questo, gli esperti di tecnologia di Digital Foundry hanno condiviso da poco un nuovo podcast nel quale hanno discusso dell'attuale generazione di console e della prossima, ovvero di PS6 e della nuova Xbox che ricordiamo sono ben lontane dall'essere annunciate. Secondo la testata, a fare la differenza nella prossima generazione di piattaforme sarà il machine learning. Inoltre, quindi zona Intelligenza artificiale. Inoltre ritengono che PS5, e Xbox Serie XS abbiano promesso più di quanto potevano mantenere, eh, io sono curioso di sapere in che senso, perché io questa sensazione, sinceramente, non ce l'ho. Che PS5, Xbox Serie X e Serie S abbiano promesso più di quanto potevano mantenere. Non, non ho avuto finora questa sensazione. Parlando durante il loro podcast, gli esperti di tecnologia hanno discusso delle future console affermando che l'apprendimento automatico probabilmente svolgerà un ruolo importante per realizzare un vero salto generazionale. Stiamo già iniziando a vedere questo fenomeno sia nel settore dei PC che in quello delle console con l'adozione di Nvidia DLSS che si basa sull'apprendimento automatico e della PlayStation Spectral Super Resolution che dovrebbe essere introdotta con l'imminente PlayStation 5 Pro. Speriamo. Uh, secondo Digital Foundry siamo solo all'inizio per quanto riguarda le capacità dell'apprendimento automatico che al momento è stato utilizzato per il denoising, del ray tracing con Nvidia DLSS, Ray Reconstruction. Molte sono le applicazioni in fase di ricerca come il miglioramento della qualità dei materiali e delle texture e persino della geometria, quindi alcune di queste funzionalità basate sul machine learning potrebbero fare la differenza tra PlayStation 6 e la prossima Xbox rispetto ai loro predecessori. Eh, parlando delle console attuali, Digital Foundry non ha dubbi sul fatto che sia PlayStation 5 che Xbox Series X, ecco qua è la parte in cui non abbiano promesso più di quanto potevano realizzare. Giocare a risoluzione 4K a 60 fotogrammi al secondo era impossibile senza proporre una qualità visiva da PS4 e Xbox One, e lo si sapeva fin dall'inizio, soprattutto a causa dell'insufficiente larghezza di banda della GPU. Altre caratteristiche di cui si parlava prima di pubblicare le console sono inoltre rimaste inutilizzate perché molte di esse sono costose da implementare. Ma quali sono? Comunque, parlando di PS5 Pro, alcune voci dicono che l'annuncio e l'uscita siano più vicini di quel che si pensa. Fatemi vedere se è una roba che non avevamo, avevamo già visto. Secondo me, un noto giornalista. Chissà chi era. Jeff Grab dice che siamo prossimi a uno stato. In effetti siamo arrivati a settembre, ragazzi. Eh? e io mi aspetterei in effetti, nel corso di settembre una presentazione di PS5 Pro con lancio a novembre o comunque a fine anno me l'aspetto. Mm -hmm. E non vedo l'ora anche dai Scusate Dunque Dunque, 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 eh, buon inizio settembre a tutti, anche a te Waxy Blizzard, Drugger SC, chissà come mai le fake news su Xbox arrivano sempre da multiplayer, no, ma non è una fake news, eh. secondo me Mikey Barra veramente, cioè non è una fake news, Mikey Barra ha veramente scritto quella roba perché c'è un tweet, e l'abbiamo visto. Eh, il commento secondo me ci sta, perché anche l'interpretazione, intendo, della news, secondo me ci sta, perché anche secondo me c'è l'ha con Xbox, è che io non sono d'accordo proprio tanto con il tipo di pensiero di Mikey Barra che secondo me le esclusive funzionano, sì, ma funzionano uh, in determinate situazioni, come ho spiegato prima. No? Se tu hai il dominio del mercato, di, anche di un particolare settore come le console... Allora metti la roba in esclusiva, a posto, se stai perdendo quella roba, che poi in realtà no, sono anche d'accordo, è quello che dice lui, no? Chi perde, però no, non mi pare che si sia detto che c'è la morte delle console, chi perde mette i propri giochi anche sulle altre piattaforme e fa bene, tra l'altro questo non si faceva in passato, e infatti si moriva e basta, vedi Sega, e poi dopo finivi comunque col pubblicare i giochi sulle altre piattaforme. Posso dire che Twitch con i messaggi da rinnovo abbonamento ha incasinato le robe ancora più di prima? Dice Waxy Blizzard. Sì, sì, puoi dirlo Waxy Blizzard, anche se non, non, uh, non riesco a seguirti sulla cosa perché non capisco bene quali siano questi messaggi. Un domani se non mette i giochi nel cloud di Sony non vende di nuovo, dice Ita54Games. Uh, addirittura no questo, questo non credo i 54 games qua secondo me il discorso potrebbe essere diverso in futuro chiudendo il discorso dice Arius per me Microsoft deve fare la software house chiaramente questo porta ad un duopolio in ambito hardware che potrebbe non essere lo scenario migliore no ma no, 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 non, non muore Xbox ragazzi non muore Xbox cioè ne, ne intendo neanche come console Finché dureranno le console ci sarà anche Xbox. Così però i giocatori PlayStation pagano i giochi per quelli che hanno il Game Pass, dice Space Knight. Eh, sì, se, se non vogliono farsi anche loro l'abbonamento al Game Pass, sicuramente. Ciannino. wow, se Microsoft volesse davvero chiudere il gap con Sony, basterebbe comprare come esclusiva tre titoli è una casa di produzione eh, FC 26 di EA, NBA 2K e GTA 6 e acquisisce una certa From Software e con un miliardino vedi che la, gen, che la next gen diventano tutti Xbox ma si può fare una cosa del genere? No, non credo per antitrust Ciannino non credo proprio, non dopo le acquisizioni di Bethesda e Activision Blizzard King Uh, KJ Runner, oh io ho fatto sei mesi, vedi di badare alla tua salute, dice KJ Runner, sei mesi di abbonamento che se non contestualizzo ti incazzi, bravo KJ Runner, contestualizza bene, ma contestualizza anche meglio, devi dire sei mesi di abbonamento in anticipo, perché sei mesi sembra quante volte ti sei abbonato, invece tu secondo me intendi in anticipo, devi contestualizzare meglio KJ Runner, usa la maschera dell'uomo tigre KJ Runner. Ehm, dunque, Frenzy Colli. Wow, ma secondo te Microsoft dovrebbe rispondere ad un'eventuale uscita di PS5 Pro? Per me, anche soltanto potenziare il proprio cloud con un hardware più potente non sarebbe una cattiva mossa. Sì, questa potrebbe essere una buona mossa, Frenzy Colli. E non credo che abbia intenzione Microsoft di rispondere a PS5 Pro, non ci sono zero rumor su una console mid-gen di Microsoft, mentre invece. Si vocifera del fatto che la prossima generazione di console Xbox potrebbe arrivare prima di PlayStation, quindi potrebbe essere questo il tentativo di, di Xbox in ambito console. Io a Vukong sono arrivato al boss segreto del capitolo 4, dice Catania Food Lovers. Gioco molto bello e divertente. L'unica cosa che seriamente odio è il level design, è veramente una merda. Mm, beh, questo. <ride> Un elemento, diciamo, abbastanza importante, però. Microsoft o non vuole o non può, dice Giannino. Caffè Latte 1987. Adesso che si avvicina l'uscita dell'espansione di Diablo 4, merita di essere acquistata in base a quello che avete visto nel gioco base. Cosa ne pensa? Cosa ne pensate? Walo e chat. Secondo me oggi Diablo 4 è una roba figa. Caffè Latte 1987. E con l'espansione cambierà ancora di più: quindi in realtà cambierà talmente tanto. Con l'espansione eh, rivedranno proprio i livelli. Adesso si arriva al livello 100, e da un certo punto del, del livellaggio, non sblocchi più le abilità di base del personaggio, ma vai a spendere punti eccellenza per migliorare altre caratteristiche. E invece eh, il cap del livello sarà fissato al 60 nell'espansione e poi dopo partiranno i punti di eccellenza un po' come succedeva in Diablo 3. Quindi eh, cambierà talmente tanto che poi bisognerà rivalutarlo, cioè bisognerà vedere se sarà più figo o no. Oggi Diablo 4 è già migliorato molto per il mio gusto rispetto all'inizio con le stagioni. E soprattutto con le ultime stagioni è diventato molto figo. Sono molto curioso dell'espansione totalmente. Sì, sì, ho una buonissima voglia di Vessel of Hatred, che sarà l'espansione che asciamperà il 27 ottobre. Ronin 993, Caraibi, venerdì sono stato da 0.0. Oh Ronin, facci sapere, ti è piaciuta? Come è andata? Che cosa hai preso? In quanti eravate, un fiorino? E, cosa hai preso? Cosa è... Voglio sapere tutto, Ronin 993, una descrizione dettagliata della serata. I rugged, solitamente usati nei cantieri o posti del genere, dice CT Food Lovers. Io sto i telefoni più resistenti. Io sto provando ora. Dice che i gerunner proprio in diretta core keeper e non si capisce cosa cazzo fare fin dall'inizio. Non ha un briciolo di tutorial. Qual era Core Keeper? Era uno di quelli arrivati nel Game Pass nei giorni scorsi, giusto? Perché mi sa di averlo installato a mia volta. Però non l'ho provato ancora. Dopo che in questi giorni sto giocando ad Astrobot. Ehm, quindi Astral Chain non lo giochi più perché ti sei bloccato, eh? dice Arius 80. Sì, là proprio psicologicamente Arius. Già parlato di Napoli Parma? No, non ancora scatole cinesi. Non ancora. Che vogliamo dire di Napoli Parma? Fate domande più. Se volete parlare di Napoli Parma, fate domande più specifiche. Dai, e vi rispondo alle domande più specifiche di Napoli Parma. Comunque, insomma, ce n'è da dire sulla, sulla partita. Graphic designer, approvo il nuovo minimalismo. Dice Erbazzone 235. Molto bene. Mamma mia, Outer Wilds è lanti secondo me, dice Dante Horror Show. Anche a me ha messo in crisi. No, anche io lo vedo un po' anti-ualonico. Frenzy Colli, Outer Wilds, o oh lo ami o oh lo odi? Signora Anna Purna, mi prenderebbe per mano, dice Lord of The Kind. Questo è quello che probabilmente chiederei io. Oddio, in Outer Wilds manco ce la metterei la IA per come è pensato il gioco, dice Vito Iuara. Forse è l'unico che ha davvero poco senso se non hai voglia di perderti. Eh, però la IA non è per farti andare avanti Vito è anche per stimolarti non è solo cioè quella che immagino io non è solo per farti andare avanti è anche per stimolarti a, a capire guarda potresti fare questa cosa mm, hai provato a fare sta roba così ma proprio mh, una cosa quello che direbbe l'amico di fianco che, che sa cosa dirti senza neanche rovinarti il gioco questa roba E... Tulle 1981 Caraibi è un po' che non passo dalla live per lavoro volevo aggiornarvi sull'autologin di GeForce Now e funziona perfettamente anche da OLED LG resto ogni volta stupefatto di come funziona e sfruttando un messaggio dalla chat non serve una gigabit già io con 70 megabyte in wifi 5 gigahertz vado a Dio 70 megabit in wifi 5 gigahertz, ma eh, ottimo Tulle, ottimo soprattutto che, che hanno risolto la questione dell'autologin dei giochi Xbox con GeForce Now. Ormai è un format, rompiamo le palle a multiplayer, eh, certo è un format anche perché usiamo tantissimo multiplayer, quindi è giusto, un po' rompiamo le palle, un po' ringraziamo per i contenuti che propongono. Ehm... Allora scusate, c'era un. Ecco qua. Dunque, la squadra di insultatori professionisti tra i commenti di ogni articolo dice: Erbazzone Tulle 1981, solita marchetta di Digital Foundry nei confronti delle console. Mi dovrebbero spiegare come fanno a fare un salto generazionale se manco le schede AMD riescono. Il prossimo salto generazionale nel mondo del gaming sarà all'uscita dell'RTX 5000. Ma ho dubito Tulle che Digital Foundry possa fare una marchetta eh, nei confronti delle console in generale. Magari più semplicemente sanno che c'è tanto pubblico e, voglio, e che è curioso sul circa il destino delle console nelle prossime generazioni e parlano di quello. Ma parlando di cose serie, dice Arius 80, mercoledì e giovedì sono a Milano con la famiglia. Una pizzeria in zona stazione centrale. Stazione centrale, Arius. Stazione centrale. Beh, ehm potendo muoverti un minimo no? Azione centrale puoi andare a isola per esempio, puoi andare allora fammi pensare dove dovresti andare. Secondo me io oggi come pizzeria a Milano andrei da Giolina. Dalla stazione centrale ehm, ci puoi andare anche a piedi. No, è una bella camminata in realtà. Eh, però. Però andrei comunque lì, capito? Andrei da Giolina. Guarda, vediamo come ci arrivi dalla stazione centrale a Giolina. Allora. Centrale. Milano, stazione centrale M2M3 Milano. È mezz'ora a piedi secondo Google, quindi in realtà 25 minuti. Oppure 11 minuti in macchina. No, con i mezzi è abbastanza scomodo. Anche se, qua, perché Google non capisce che, che potrebbe fare... Dovrebbe farti fare un po' con i mezzi e un pochino anche a piedi. Vabbè, comunque segnati Giolina, che però non è comodissima. E se no vediamo un'altra roba. In zona stazione centrale. Dovresti andare, che poi io dico a piedi, io vado a piedi tranquillamente dovunque, quindi per me non è un problema, ma in realtà la zona centrale c'è un po' di roba mediamente interessante, cioè se proprio tipo, cioè in piazza Caiazzo c'è un'apertura di Pizium che è buona. Niente di eccezionale, però ci sta. C'è da Michele a Repubblica, raggiungibile questo sì a piedi tranquillamente da Centrale. E... Devo farmi una mappa mia delle, delle mie pizzerie, così quando si parla di una zona si va a vedere lì direttamente. C'è sempre Marghe in via Plinio, però Marghe è un po' peggiorato e per me Giolina ne ha proprio preso il posto. Quindi io farei questo sforzo e andrei da Giolina, Arius. Andrei da Giolina allora cosmonauta di periferia delle features delle inutilizzate perché costose secondo me intende il ray tracing e per ps5 il tempest engine e in parte i feedback aptici dice cosmonauta di periferia Crystal Beat Caraibi, Arius 80. Io mi sono fatto una teoria sul discorso che le console questa generazione non stanno performando. A ridosso della loro uscita è anche uscito la Real 5, che al contrario delle sue vecchie iterazioni è stato utilizzato fin da subito da parecchie software house. Abbiamo visto però che questo motore è risultato un po' acerbo, ma ci sta essendo un software nuovo ed è perfino e perfino su PC ci sono stati grossi problemi di ottimizzazione. Figuriamoci su macchine come le console. Questo è un, un modo di spiegarsi da parte di Arius uh, le prestazioni delle console in questi 4, quasi 4 anni di esistenza. Ormai, sarebbe già buono che XCloud vada come Serie X, dice tu le 1981. A fine anno uh, do Serie X e la mia PS5 per la Pro. Dice Ita 54 Games. Perché ti liberi anche di serie X i 5, non usi il Game Pass? Magari hai un PC? Wow, ci sono novità sui dati salvataggi cloud PS5 gratuiti? No, Lucio, non credo. È sempre su PlayStation Plus sta roba. non, non, non credo ci siano novità neanche in arrivo su giusto fatto, 8 ottobre l'espansione di Diablo 4, 8 ottobre, non 27, grazie Arius, 8 ottobre, quindi vicinissima all'espansione, manca un mese praticamente all'espansione di Diablo 4, con l'espansione di Diablo 4 rimettono i livelli tormento, dice Cosmonauta di Periferia, cosa che erano mesi che dicevo essere necessaria, evviva, evviva, eh, Caraibi, il Sodoma, eh, Dante Horror Show, wow, ti sei distratto un attimo, il Garatara Sarai si è preso, si... ma va, ma non è vero mai, ma ah, seriamente? Davvero? O Simenna un passo dal Galatasaray? Galatasaray all'improvviso? Vediamo un po'. Victor Osimen si avvicina sempre più al Galatasaray. Lo scrivono in Turchia, in Francia e lo confermano anche in Italia. Stando a quanto riferito da Sky Sport, infatti, l'operazione potrebbe chiudersi a stretto giro di posta in prestito secco: ha ah, il prestito, con il club turco che pagherebbe interamente il lauto ingaggio dell'ex Lille. Il Napoli ha dato l'ok, ok, Osimen lo stesso. Ora Napoli e Galatasaray devono definire i dettagli e le condizioni finali dell'operazione, c'è tempo fino al 13 settembre, data di chiusura del mercato turco, ma l'operazione sembra ormai impostata, visto che anche Aurelio De Laurentiis ha accettato tutte le condizioni. Però in questo modo, cioè prestito secco non dice per quanto, per fino a gennaio, per un anno? e Se è per un anno poi Osimen si avvicina alla scadenza del contratto che nel 2026, cioè il Napoli do... penso voglia ancora pure vendere Osimen per guadagnarci 70-80 milioni o qualcosa no da sta roba o praticamente ci ha rinunciato a quest'altra parte del oltre a liberarsi dell'ingaggio c'è anche questo no secondo me eh, però interessante è interessante ma non, non lo so non lo so non lo so se Vorrei capire, vorrei capire meglio. E dunque, dunque, una marchetta al concetto di console, esatto. Di mix 231, esatto. La miniera d'oro dice erbazzoni. In stazione c'è proprio il rosso pomodoro. Alla peggio dice MTTBFF. proprio dentro la stazione c'è anche la pizza. Allora, ecco dentro la stazione, anzi, nel mercato centrale, che è dentro la stazione. C'è la pizza um, di Davide Longoni, che è molto buona. Pizza al trancio, non trancio milanese, una pizza che somiglia un po' più alla pizza a taglio romana. E, però è anche diversa anche da quella ed è molto buona di Davide Longoni nel mercato centrale però il mercato centrale non è un posto dove sedersi in pizzeria eccetera è una roba... Eh, non so se, te, se... è bello eh, da vedere se, se... c'è anche a Roma e c'è anche in altre città, non ricordo dove io l'ho visto prima a Roma e poi l'hanno aperto anche a Milano, questa roba che si chiama Mercato Centrale che è un insieme di ehm, localini per mangiare, bere, ehm, pizze, altre robe, focacce, pasticceria, gelati, altre cose. È molto figo anche da attraversare a Firenze dice Virini Pedrini c'è anche a Firenze e con una, uno stile estetico un po' industrial abbastanza figo anche se può fare e c'ha delle cose interessanti tipo la pizza di Davide Longoni che poi in giro per milano altri punti vendita dove vende appunto pane pizza e fa anche un aperitivo con una buona selezione di vini quella per una roba al volo secondo me al mercato centrale è una buona scelta eh, dunque, dunque pensavo scherzassi dice tu 1981 ma dante oroscio dice sul napoli non si pazzea mai Coppia importante, i Icardi-Osimen per il Galatasaray, dice Frenzy Colli, c'è anche Mertens nel Galatasaray. Eh, Paris, il Napoli se lo vuole togliere dalle scatole perché è una mela marcia. Io ti dico una cosa, eh, credo che tutti i problemi dell'anno scorso sono nati proprio da lui, è una mela marcia, dice Paris. Oddio, adesso tutti, tutti i problemi dell'anno scorso nati da Osimen è un po' complicata come, come roba. Però diciamo che è stata una delle, delle cose sicuramente: questo rinnovo esagerato con uh, ingaggio altissimo, laddove altri prendevano meno di quello che, che meritavano, tipo Kvara. Sicuramente, su cui sono felice di appurare che pare si stia lavorando finalmente sul rinnovo. Perché a Kvara gli devi dare i soldi, sicuramente. Ma pure Osimen, eh, cioè nell'anno dello scudetto è stato fondamentale. È uno degli attaccanti più forti del mondo. Sicuramente, merita soldi, eccetera. Tuttavia, era squilibrata la sua situazione a Napoli. Secondo me, certo, non è, non è stata, non, non vengono tutti da lui i problemi della scorsa stagione. Meglio che niente, dice tante horror show, pure se se lo prendono a gratis, ma pagano lingaggio. Eh sì, no, è sì che è quello che sembra che stia succedendo. Però poi dopo Osimen non lo vendi più. Però sì, certo, se te lo devi tenere e pagargli pure lingaggio e non farlo neanche giocare, ci sta. Fino al termine della stagione, dice Sky, ci riporta Tulle 1981. Speriamo. Eh, Edoardo Rizzi, wow che bello, non vedo l'ora che sia venerdì per giocare ad Astrobot, ho un solo grande desiderio, che ci siano dei livelli bonus parecchio difficili, amo i platform sfidanti. Speriamo Edoardo Rizzi, speriamo, sicuramente eh, l'idea di poter mettere le mani su un qualcosa che sia un'espansione in tutti i sensi di quello che avevamo visto con Astro's Playroom al lancio di PlayStation 5. È un'idea molto allettante e pare, che insomma, per come è stato presentato, io adesso non posso parlare del gioco vero e proprio, ma lo potrò fare dal 5 settembre, però parlando di quello che si sapeva anche prima, per come è stato presentato a livello di quantità di contenuti dovrebbe essere proprio quella roba là. E... Bello, dai, Astrobot è una garanzia, nettamente prendono Simen perché si è rotto i cardi, dice tulle 1981. Ah, ok, quindi utilissimo anche per loro. Ecco, vedi, per esempio, il mattino diceva, quara ha accettato il rinnovo. L Edizione odierna del mattino, scrive di un accordo raggiunto tra Napoli e Giorgiano per il rinnovo del contratto, c'era una proposta di rinnovo importante che l'entourage di Quara ha valutato a lungo, d'altronde l'alternativa era quella di restare a giocare a Napoli con lo stipendio dell'inizio della sua avventura in azzurro, più o meno 5 milioni, compresi i bonus senza clausola rescissoria. Ma Quara, da poco papà, ha fatto intendere che lo stipendio non gli importa nulla. Puntualmente tra i migliori in queste prime tre gare di campionato, anche a Verone. Il Napoli è andato a fondo solo dopo il suo KO. Non è una coincidenza. Conte lo ha fatto rinascere. Vabbè, questi sono commenti della roba. Vabbè, questa è una buona notizia. Allora, a proposito di notizie, avevo selezionato altre robe. Allora, innanzitutto, mi diverte vedere. Mattia Ravanelli come firma su multiplayer che recensisce un libro di, della linea Bitmap Books. Sono questi libri fighissimi dedicati al mondo dei videogiochi, molto fighi per gli amanti di oggetti fisici. Non necessariamente non, non propriamente io. Però, insomma, qua questi li ammiro. Eh? Questa è una roba molto molto figa. Questa roba mi piace un sacco. Anche perché a me piace poi un'impaginazione di un certo tipo. Eh... E no, cioè sta roba sembra veramente molto molto figa. Questo libro qua è dedicato ai run and gun al genere dei run and gun, cioè tutti quei giochi prevalentemente in grafica bidimensionale dove c'è un personaggio armato che cammina e spara e... a History of On Foot Shooters è il sottotitolo del libro propone videogiochi in ogni formato organizzati secondo l'anno di uscita dalla fine degli anni 70 al 2023. Ci dice Mattia, ai nomi più importanti e o conosciuti vengono riservate più pagine e un'impaginazione particolare. In alcuni casi la selezione dei giochi operata dall'autore Dave Cook può sollevare qualche dubbio. Earthworm Jim C sì, e Ghost Goblins no, guardie No, è vero, è strano perché Ghost and Goblin's no, poi. Ghost and Goblin's non viene considerato run and gun, forse, in questa roba? Io eh, i run and gun li chiamavo, in particolare proprio un gioco come Ghost and Goblin's lo chiamavo Platemap. Cioè platform e Shootemap. up. Ho em up beat em up, mettevo insieme sta roba e dicevo plate em up. E... Però sì, è strano che non. Cioè Ghost Goblins semplicemente perché non è mh, proprio un'arma da fuoco quella che ha in mano. Tarriken è un po' il simbolo dei Run and Gun. però Ghost Goblins secondo me ci dovrebbe comunque stare. Non so che ne pensate anche voi. E... L'altra volta sono andato a un concerto in un negozio dove veniva presentato un nuovo disco, dice Dante Show, col biglietto era incluso il CD, ma quando me l'hanno dato ho educatamente rifiutato. È stato un momento molto walonico, no, vabbè, è veramente è stato bellissimo. Cioè tu hai detto no, no, grazie, non... cioè, mi dispiace poi buttarlo. Dallo a qualcuno che magari lo vuole. Bravo, bravo Dante Horror Show. Molto bene, sì, è giusto così. Così si fa. Allora, vediamo questa strana recensione anche di Akimbot, un Ratchet and Clank Indie che costa poco. Viene definito così da Nicola Armondi questo gioco. Il gioco racconta di ex o, o, o exe, probabilmente e Dataset, rispettivamente un mercenario e un drone volante, Xe, per citare il nostro mitico Vito Yuara. Il mondo di Akinbot è composto unicamente da robot ed è dominato dall'algoritmo. Voglio, um, voglio andare a cercare immediatamente il trailer di presentazione di Akinbot. Voi avevate mai sentito parlare di Akinbot? L'abbiamo visto, qualcuno si ricorda l'abbiamo visto in una. in una roba. In, un, in qualche showcase. Io non me lo ricordo minimamente. L'ho provato, dice Lord of the Kind. È questa roba qua che stiamo guardando. Comunque, è davvero carino, da non confondere con la canzone Capolavoro Ex di Vito Yuvar, assolutamente, da non confondere carino addirittura Sì, comunque eh, richiama un po roach and clank eh? come, come fa questo gioco a finire sulle pagine di multiplayer e non per, per um, intendo e magari un altro gioco simile non vorrei capire qual è il uh, Beh, comunque questo sembra più bello di un gioco che non avevo mai <coughs> sentito nominare. Cioè, volevo dire, riformulo meglio, scusate. Eh, sembra um, eh, più bello. Di, de, del destino che, che ha avuto finora, insomma, cioè, sembra troppo bello per essere un gioco che non avevo mai sentito nominare, che non significa che sia bellissimo per forza. Poi ci sono giochi. Che, di cui assolutamente ricordiamo l'esistenza e che magari hanno una faccia un po' più brutta. Comunque come va questo Hacking Bot? 6,5. È un ratchet and clank indie che costa poco e vale il suo prezzo. Quanto poco costa? 20 euro. Ma solo se siete veramente grandi fan del genere non vedete l'ora di tornare a sparare e saltellare in attesa che arrivi un nuovo capitolo da parte di Insomniac Games. Certo, non sperate di avere di fronte la qualità della fonte di ispirazione e soprattutto non abbiate grandi speranze per la storia e i personaggi. Ci sono vari difetti e per quanto cuore Evil Raptor abbia messo nel progetto fatichiamo a suggerire Akinbot a tutti. Sezioni sparatutto divertenti, fasi platformer piacevoli, costa poco, buona ricerca di varietà, conseguenze alternative. Stilisticamente banale, personaggi, trama, dialoghi dal banale al fastidioso. Troppe sequenze durano più del dovuto. L'arsenale delle armi poteva essere gestito meglio. Correi proprio capire come arriva questo gioco e perché non un altro dei miliardi di giochi che escono ogni giorno. Sulle pagine di multiplayer, ma um, non, è un, una, con, non è una domanda retorica né una considerazione mirata a qualcosa, è sincero voler capire il, il criterio di, di selezione, perché rispetto che ne so a, a quando tipo la selezione. Eh, la facevamo in, in redazione a PSM, per dire. Le cose sono cambiate molto. La quantità di giochi è incredibilmente. Cioè, noi su PSM eravamo passati da un periodo in cui si riusciva bene o male a inserire nella rivista quasi tutto quello che arrivava. E quando, com... perché pure nel corso del, della vita di PS2 per dire a un certo punto, uscivano tanti giochi. A un certo punto facevamo eh, due pagine di recensioni brevi per mettere tutto quello che non eravamo riusciti a mettere nel, nel, in, in pagine normali del, del numero per fare le recensioni. Però bene o male avevamo un polso veramente quasi di tutto quello che usciva. Oggi è impossibile e allora a questo punto mi chiedo... Cos'è che fa scattare la pubblicazione della recensione di Akinbot? Vorrei capire bene come com funziona. C'è tutto un mondo di indie stupendi, dice Lord of the Kind, che non ci finisce sulle pagine dei giornali. Esatto, Lord. O che i trend di stampa social influencer ignorano completamente. Esattamente. Eh, non è che un publisher ti dice dice The Mix ti do anteprima esclusiva di questo per l'Italia se in cambio mi recensisci quest'altro. Ah, questo potrebbe essere un modo, sicuramente. Secondo me dice Lord of the Kind, proprio perché è una copia non tanto nascosta di Ratchet and Clank. Quindi, questo è stato, diciamo, un po' il motivo narrativo della, della cosa. No? Parliamo di questo gioco perché. Può essere riconosciuto in questo modo. A proposito di giochi in uscita, diamo una sfogliata ai giochi in uscita a settembre su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch, a cura di Tommaso Pugliese. Allora, magari un elenco. O... Sì. Harry Potter, campione di Quidditch, il 3 settembre, ma questo dovrebbe arrivare anche, questo non esce anche su PlayStation Plus proprio. Spectre Divide, il 3 settembre. The Casting of Frank Stone, mai sentito, sempre il 3 settembre, che roba è questo? Ah, super massive, ma è un'altra roba della... No, non è una roba della Dark Pictures Anthology. Questa è la prima avventura single player collocata nell'inquietante universo di Dead by Daylight, ambientato nel... Cioè, comunque avevo riconosciuto la roba super massive da, un... da uno screenshot. Poi, colpa mia che non conoscessi l'esistenza di The Casting of Frank Stone, che probabilmente abbiamo visto da qualche parte, perché questo è famoso, che comunque super massive. Stiamo parlando di una roba nell'universo di Dead by Daylight, quindi tutta roba famosa. Ambientato nella cittadina di Cedar Hills nel 1980, il gioco racconta le vicende di un gruppo di amici intenti a girare un film che ben presto si trasforma in un incubo. La vecchia acciaieria abbandonata che hanno scelto come ambientazione per le riprese è infatti legata indissolubilmente al sanguinoso e orribile destino delle vittime di un serial killer, Frank Stone, appunto, che ha terrorizzato la città diversi anni prima e la cui presenza può essere in qualche modo ancora percepita al punto da incidere sulla realtà e dar vita a una trappola mortale. Allora, questo io eh, direi questo mi attira, ma al di là di dire questo mi attira, più che altro. Più che altro io penso che vorrei eh, giocare tutta la roba di Super Massive. che ancora non ho fatto, ho giocato solo Until Dawn e mi piace un sacco. E potrei giocare tutta la Dark Pictures Anthology, potrei giocare The Quarry e poi eventualmente aspettare anche questo. Soprattutto la Dark Pictures Anthology è nel catalogo di PlayStation Plus, The Quarry è su Xbox Game Pass quindi me li potrei giocare, però mi fanno un po' paura questi giochi, mi piacerebbe organizzare, ma ecco, questi potrebbero essere buoni da... anche da giocare live, se, nu... se, ave... se potessi giocare live nella stessa postazione in cui gioco normalmente. Ace torna Investigations Collections il 6 settembre. Astrobot pure il 6 settembre e vi ricordo che il 5 settembre alle 14 eh, ci facciamo una grande recensione insieme su Astrobot, vi dico cosa ne penso io ma soprattutto rispondo a tutte le vostre curiosità sul gioco. 5 settembre alle 14 che è esattamente il... Uh, la data e l'ora della scadenza dell'embargo poi warhammer 40.000 space marine 2 il 9 settembre beh comunque settembre è abbastanza ricco eh? towerborn il 10 settembre Questi sono dagli sviluppatori di Banner Saga, Towerborn, stavo cercando di ricordarmi quale fosse. Dragon Quest Monsters, il principe oscuro, è uscito su Switch e arriva su PC e mobile. Lollipop Chainsaw Repop su tutte le piattaforme il 12 settembre. Questo gioco all'epoca di Xbox 360 ce l'avevo, ma non l'ho giocato. Mi ricordo che l'avevo iniziato ed era. non mi aveva convinto qualcosa, ma non ricordo cosa. Poi è diventato un mezzo cult. Secondo me, per la simpatia della protagonista, il fatto motosega zombie, però. Non lo so, a me non aveva dato la sensazione di una roba molto soddisfacente da giocare. Test Drive Unlimited Solar Crown, sempre il 12 settembre. UFL il 12 settembre, il concorrente di EA Sports FC. Gioco free to play. Funko Fusion il 13 settembre. Final Fantasy XVI su PC il 17 settembre e che è questo Star Wars? Ah, sei Jedi Survivor ehm, Old Gen. Fantastico. Fantastico, <ride> questa mi era sfuggita. Cioè, Star Wars Jedi Survivor, che era uscito solo su PC, PS5, Xbox Series XS, arriva anche su PS4 e Xbox One. Bellissima, sta roba. Ma un anno dopo, tipo. Fantastico. Fantastico. Poi The Plucky Squire, molto atteso. 17 settembre. Ehm. Non lo so, sono curioso di sapere cosa ne pensano gli appassionati di indie e di robe particolari che andranno a provarlo. Dead Rising Deluxe Remaster invece, questo mi fa gola, nonostante abbia giocato a Dead Rising sia nella sua versione originale sia nella Remaster della scorsa generazione, adesso perché no, anche in questo remake grafico di, di un'ulteriore generazione avanti. Mi, mi diverte l'idea di rimetterci mano. E notria The Last Song, sicuramente curiosità: Source Like uh, che non ha fatto una buona impressione. Source Like, ambientato in Italia, realizzato in Italia da Jamma Games, uh, team uh, di sviluppatori con sede qui a Milano. E, anzi, se non sbaglio, dovrebbe essere proprio qua vicino ad Affori, a dergano che è un quartiere vicino ad Affori. E che però non ha fatto una bella impressione nella demo. Però c'è cioè, grande curiosità, comunque, source like di sviluppatori italiani: God of War Ragnarok su PC il 19 settembre. Sicuramente fantastica possibilità per i giocatori PC di mettere le mani su un altro buon gioco della saga God of War, anche se meno sorprendente del God of War originale. O meglio, God of War, il primo della nuova serie del 2018. Questo secondo me è un po' meno riuscito soprattutto come ritmo. Poi, come contenuti, come gusto di combattimenti, eccetera. Secondo me è comunque di ottimo livello. Un gran bel gioco, sicuramente. Pecca in ritmo God of War Ragnarok. Però chi non ha avuto ancora modo di giocarlo e lo potrà giocare invece adesso su PC lo faccia perché è figo sicuramente. Frostpunk 2 il 20 settembre. Questo è molto atteso da Vito Juvara. Ara History Untold, sempre su PC, il 24 settembre, questo è nel Game Pass, se non sbaglio, ma se non sbaglio anche Frostpunk 2, no? dovrebbe essere nel Game Pass. Non viene indicato qua, ma mi pare di sì, segnalatelo in chat nel caso. Ah, poi c'è anche Epic Miki rifanno. Non mi era sfuggito pure. quello. Oh, comunque escono un sacco di riedizioni che eh, sfuggono anche ai radar, ecco qua. Scusate, mi sto soffiando il naso in continuazione. Mi è venuto un dubbio nell'intervista di Manna ad Azon nel prepartito di Napoli Parma. Uh, Manna dice: Sì, il mercato da altre parti, è ancora aperto, ma non credo che Osimena andrà in Arabia in questa sessione di mercato. O dice: Non credo che verrà ceduto, se forse diceva in Arabia. Il che se invece va in Turchia significa che, che Manna comunque lo sapeva già. Cioè, ha detto: non era una roba, buttata lì. Da smentire poi varga detto rabbia no? Cioè se rabbia era giusto. Eh... The Legend of Zelda Ecos of Wisdom per switch il 26 settembre. Madonna mia, ragazzi, ma siamo veramente pienissimi a settembre. C'è anche eSports FC 25. Il 27 settembre, e in più c'è tutta un'altra un serie di, di giochi Age of Mythology Retold. Pure questo esce nel Game Pass naturalmente. NBA 2K25 eh, che non sono elencati lì. Cioè settembre esce l'inferno. Anche solo di roba notevole, un sacco di roba. Quanti, quanti giochi escono raga, quanti giochi, veramente tantissimi. Allora, vengo a recuperare un po' di vostri commenti. Eh... È uno dei settembre migliori di sempre, dice tulle 1981 per quantità sicuramente, i miei più attesi Space Marine 2 e Frostpunk 2. Sì, comunque veramente incredibile sto mese di settembre. Wall of the Quarry è bello grezzo, dice Bob Tringali, <ride> ormai ti piace tutto grezzo Bob, Beh, telefoni, videogiochi I giochi di Supermassive sono il mio guilty pleasure, dice V for Vendemia, sì sì, no, ma lo vorrei che fossero anche il mio Però ho un po' paura a giocarli da solo, devo dire Mi piacerebbe giocarli in compagnia, di in serate di amici, tra amici, ecco quello sarebbe proprio fantastico Uh, The Quarry a me è piaciuto. L'Incipit faceva paura. Il resto non tanto, dice Francis Colli. Ok, quindi magari se supero quella prima parte riesco ad andare avanti, Francis Colli. Pieno di cliché horror. Sì, sì, Bob. Infatti è proprio quello che voglio. Ma sono, loro sono bravissimi, secondo me. Cioè, lo giudico solo da. Um, uh, Until Dawn. Until Dawn, secondo me è fantastico, veramente fantastico. È un omaggio incredibile al genere Teen Slasher, ma fatto veramente proprio bene e trasposto in videogioco o, diciamo, esperienza interattiva in modo molto competente. Eh, Ronin993, eccomi con la descrizione della serata da 00 in Superlago. Sentiamo, Ronin: eravamo in 5, benissimo. Ci sono andato con due coppie. Non hanno voluto accettare la proposta di prendere una pizza come antipasto. Perché uno dei commensali non era mai stato a Napoli e quindi voleva assaggiare più cose. Quindi abbiamo preso come antipasto montanare, crocchè, frittatine e dei crocchè con i funghi. Come pizza invece, loro hanno preso una parmigiana da dividere e una margherita da dividere. Io volevo prendere una vesuviana, ma su consiglio del cameriere ho preso una fritta. Tutto veramente buono, infatti ho fatto bella figura. Unica pecca che abbiamo fatto presente anche ai gestori è che all'interno del locale faceva veramente caldo, nonostante i condizionatori accesi. Ci tornerò sicuramente. Ronin, per me la modalità. Allora, innanzitutto, comunque, sicuramente non avete sbagliato, cioè nel senso, avrete mangiato tutta roba gustosa, senz'altro, anche i fritti e le robe. Però, per me la modalità. Top da 0.0 e andare là con persone che sono d'accordo sul dividere tante pizze, ma poi prendere le pizze classiche, marinara, margherita. Provo le pepe, eh, il calzone è buonissimo e, e dividerle per tra tutto il tavolo eh, a raffica. Arrivano continuamente queste pizze e le si divide finché si ha fame. E così è veramente fantastico. L'ultima volta che sono stato siamo riusciti a ottenere un ritmo di arrivo di pizze al tavolo con grande varietà, è è grande soddisfazione, c'era sempre una fetta da mangiare di qualcosa ed è stato fantastico. Comunque sono contento che ti sia piaciuto tutto Ronin, anche ai tuoi commensali. Uh, manca il DLC di Persona 3 Reload il 10 settembre dice, segnala Franzi Colli mentre UFL è, è appena stato rinviato a dicembre ai, 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 ai. Uh, liquido Caraibi, Caraibi ben trovato anche a te uh, Dante Horror Show di Marzio dà per fatta la cessione in prestito comunque se sbaglia pure questa sono mazzate sui denti Vabbè, dai, beh, vediamo come va a finire sta cosa. Speriamo che non ci siano Mi dispiace se si perdono troppi soldi poi e poi nascono dei malumori o delle robe, delle cose. Cioè sarebbe stato meglio vendere Osimen per una cifra che se era capito non poteva essere i 130 milioni della clausola, però almeno 70, 80, 85 milioni. secondo me Manna stava solo mettendo le mani avanti secondo me questo fatto veramente è nato oggi può darsi Dante però il fatto che lui abbia detto a rabbia perciò mi era venuto il dubbio ma ha detto a rabbia no? aveva detto a rabbia forse intendeva poi, poi vediamo magari però potrebbe essere nato oggi sì assolutamente Ricordiamo che Plucky Squire è al day one su PlayStation Plus Extra e Premium. Ah, bravo, Tulle, eh? mi ero dimenticato di ricordarlo, sta cosa. Anzi, questo è fondamentale, così lo possiamo provare tutti. Quanto sono belli gli abbonamenti e quanto sono belli i giochi al day one negli abbonamenti. Ha detto Arabia, conferma Sky Enrico, quindi ci troviamo. Eh... Ci troviamo con quello che aveva detto. Edoardo Rizzi, che bello questo settembre. Astrobot, Zelda, The Plucky Squire e il DLC di Prince of Persia The Lost Crown. Oppure questo, mi era sfuggito. Veramente c'è anche questo? Edoardo Rizzi, figata, il DLC di Prince of Persia. Wow, voilà, quasi quasi vado a vedermi Alien Romulus alle 18:45. Bob, vai? Vai. Non andare in un film dove viene proiettato in modo buio, come è capitato a me, che me lo sono rovinato. Io cioè non, adesso non vedo l'ora di, di riguardarlo a casa a questo punto, su Disney Plus. E perché secondo me il film è carino, è sfizioso, proprio, da, proprio bello visivame, audiovisivamente, poi non è diciamo, un capolavoro toccante così, però come film giostra secondo me è bello Alien Romulus, però io me lo sono rovinato per un cinema proprio completamente <ride> folle nel modo in cui l'ha trasmesso. Tra l'altro il 30 settembre esce anche il DLC di Starfield, dice Frenzi Colli, siamo veramente strapieni in questo settembre. Allora che mi dici di Astrobot? Sì, nonni, liquido 5 settembre alle 14. Questo ti dico di, di Astrobot, questa è la risposta a qualsiasi domanda su Astrobot che riguardi il mio provato di questi giorni. 5 settembre alle 14. Dante Horror Show, in questo momento per massimizzare il valore di Osimen... È comunque meglio che giochi in un campionato così 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 e magari fa 20 gol. Speriamo, Dante Rosshow, non lo so. Il punto è che poi, se l'anno pross prossimo offriranno di meno, sicuramente. E quindi, boh, boh. Però, sì, certo. Cioè, probabilmente quest'anno non c'era più niente da fare. Le, le offerte dovevano arrivare entro il 30 agosto e non sono arrivate. O, meglio, non sono arrivate offerte che sono state accettate. Il DLC di Prince of Persia Lost Crown esce il 17 settembre a 4,99 euro. Grazie, Edoardo Rizzi, per la comunicazione. Questo vedremo di provarlo. Eh. Questo vedremo di provarlo. Anche perché il gioco mi è piaciuto un sacco. E il DLC vedremo di provarlo per vedere un po' com'è. Non mancherò, aspetto con ansia, Grande Liquido, molto bene. Allora, altre notizie che avevo selezionato: PS5 Pro e State of Play sarebbero in arrivo a breve. Però, no, questa l'avevamo vista già insieme. Phil Spencer, invece, phil spencer dice di aver preso alcune delle peggiori decisioni in termini di giochi esclusivi per Xbox. Ci racconta Nicola Armondi. Phil Spencer, capo della divisione videoludica di Microsoft, ha recentemente fatto alcuni commenti riguardo ad alcuni giochi che sarebbero potuti essere esclusivi su Xbox e che lui ha ignorato perché non riteneva interessanti abbastanza. A suo dire ha preso delle pessime decisioni visto che i giochi in questione sono ad esempio Destiny e Guitar Hero, due grandi successi. Interessante sta cosa. Stando a un panel del Pax West che vedete in video qui sotto, Spezzara ha rivelato che Xbox ha preso in considerazione la possibilità di firmare un accordo per Destiny, ma alla fine non l'ha fatto. Quando abbiamo ricevuto la proposta per Destiny, abbiamo deciso di non firmare. Dopo aver fatto un breve paragone tra Destiny e Halo, che è sempre di Bungie ed è proprietà di Xbox. Spencer spiega che inizialmente lo sparatutto online non gli piaceva molto perché non è un grande giocatore di PvP. Tuttavia, la sua opinione è cambiata gradualmente con l'arrivo della seconda espansione del gioco. Si è scoperto che non era affatto così e quando è uscito House of Wolves mi ha definitivamente conquistato. Spencer afferma però di non ripensare molto a quell'occasione persa. Ho preso alcune delle peggiori decisioni di sempre in termini di giochi. Spiega aggiungendo che un altro gioco che ha ignorato è stato Guitar Hero. Spencer era convinto che un progetto del genere non avrebbe funzionato. Allora, c'è da dire una roba eh, su Destiny: che eh, cioè sarebbe stata la rovina di Destiny averlo esclusiva su Xbox One nel 2014 un anno perché è uscito a settembre del 2014 Destiny, un anno dopo l'arrivo di PS4 e Xbox One sul mercato e in un periodo in cui praticamente tutto il mondo aveva determinato che PS4 era la console figa e Xbox One la console di Soverda. Quindi sarebbe stato non un vantaggio per Xbox secondo me, ma una rovina per Destiny. Quindi buono per Bungie, per PlayStation, per tutto il mondo dei videogiochi, probabilmente che Phil Spencer abbia preso questo abbaglio con Destiny. Assolutamente, perché non avrebbe aiutato secondo me tanto Xbox One quanto avrebbe invece affossato Destiny, per il discorso che facevo prima, che quando il pubblico decide che una roba è una soverda e che un'altra roba è la roba buona, è la roba da avere, non c'è un cazzo da fare, ha voglia a fare le esclusive, anche perché Xbox One obiettivamente ragazzi era un po' una sovverda, cioè... Costava 500 euro per avere Kinect che non serviva a nessuno e nessuno voleva. Era meno potente di PS4 in una generazione in cui le console già in partenza non erano molto potenti, quindi era veramente la console peggiore di, di quella generazione. Poi si è ripresa nel corso della generazione sia a livello hardware con... Xbox One S che già era un, un pizzico meglio, perlomeno era piccolina, non aveva quell'alimentatore esterno, non veniva venduta più con Kinect, anche perché già la Xbox One originale non veniva venduta più con Kinect, e in più aveva anche una CPU leggermente più potente che aggiustava un po' di frame rate su, su alcuni giochi. E poi soprattutto oh, si è rifatta Xbox in quella generazione a livello hardware con Xbox One X, un vero gioiellino. La console più potente della scorsa generazione, tra le originali e le mid-gen, perché era molto più potente di PS4 Pro, per esempio, e ed era un altro piccolo capolavoro di ingegneria perché era piccolissima, più piccola di Xbox One S, ed era la console più potente della scorsa generazione, però all'inizio Xbox One invece era pura soverda, cioè tutto sbagliato, prezzo, bundle con Kinect obbligatorio, eh, console meno potente di PS4, tutto e Sistema che non, eh, non era in continuità correttamente con eh, tutte le conquiste ottenute da Xbox 360 nella generazione precedente, era peggiorato tutto, Il, la parte chat il modo in cui si invitavano gli amici al gioco l'interfaccia tutto peggiorato rispetto a Xbox 360 mentre PS4 aveva copiato tutto da Xbox 360 quindi è veramente un disastro Xbox One quindi mettere Destiny in esclusiva su Xbox One secondo me più che aiutare Xbox One avrebbe affossato Destiny e, però detto questo molto simpatico questo, questa autocritica di Phil Spencer che fa notare come abbia preso anche delle decisioni completamente sbagliate sui videogiochi ci può stare Alex Rigopoulos propose un gioco in cui si usano chitarre di plastica da collegare alla console e poi si vendono brani mi sono detto davvero pensiamo che funzionerà parla Phil Spencer, no? La strana formula ha finito per funzionare, ovviamente. Alcune persone hanno giocato a Guitar Hero Scherza Spencer, ho sentito che è stato trasformato in un gioco piuttosto buono. Tuttavia non rimpiange di non aver stretto un accordo in esclusiva, non sono un tipo da rimpianti, forse è un mio difetto, ma ho rinunciato a così tanti giochi, invece di guardare al passato con frustrazione, Spencer cerca di guardare avanti e di essere positivo sulle cose che stiamo facendo. Con giochi di successo come Destiny ciò significa celebrare studi come Bungie e il loro lavoro monumentale, mi piace celebrare ciò che il team ha fatto, voglio dire, è incredibile. Va bene, dai, va bene, simpatico, come al solito sempre apprezzabile secondo me Phil Spencer nelle sue uscite e mi piace questa sincerità e questa roba di dire ho fatto anche delle cazzate, bello, mi piace molto. Ehm... Sto di starmi un po' indorando la pillola da solo, dice Dante Horror Show, ma questa situazione può essere un po' vista come investimento a lungo termine nel mostrare ai procuratori che il Napoli non cede ai ricatti e preferisce perderci i soldi. Ma ripeto, so che me la sto cantando da solo. Sì, non ci potrebbe stare comunque Dante Horror Show. Dai, ci potrebbe anche stare, Oh, alla fine, dopo aver comunque speso tutti questi soldi per gli acquisti. Tutto sommato, la, 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 cosa, la roba Osimen La risolvi in questo modo. Magari l'anno prossimo qualche decina di milioni. Comunque li prendi, secondo me ci può stare. Rizzale73 dice spezzo una lancia a favore di Xbox One Fat. Sentiamo, Rizzale, sono pronto. La prima. Mio figlio la sta usando ancora adesso. Come ad esempio su Destiny 2 o Halo Infinite. E funzionano allo stesso modo di serie X o PC. Giochiamo tutti 2-3 in una stanza. PS4 adesso mi spaccherebbe le orecchie dal rumore. Bravo, Rizzale. Bravo, ci sta, giustamente abbiamo detto quello che abbiamo detto, ma ci sta anche spezzare questa lancia. Se la console a distanza di 11 anni ormai dalla sua uscita non fa rumore e funziona ancora allo stesso modo in cui funzionava, questa sicuramente è una roba molto positiva. Bravo, è fatto bene a sottolinearlo. Poi, poi il team di Concord è entrato... In silenzio, in completo silenzio radio sin dal lancio su PS5. Cos'è il silenzio radio ragazzi? Conoscete l'espressione silenzio radio? Tipo silenzio stampa? Bello silenzio radio, mi piace un sacco. Avete mai sentito silenzio radio? Gli sviluppatori di Firework Studios hanno smesso di interagire con la community e pubblicare post su X sin dal lancio sottotono di Concord su PS5 e Steam. A quanto pare il team Firework Studios è entrato in silenzio radio. Ma è bellissimo, silenzio radio, mi piace un sacco. Aspetta che devo, cioè voglio... Cerco un attimo silenzio radio. Si dice, nella, nella telecomunicazione... Il silenzio radio è una situazione in cui alle stazioni radio fisse o mobili di una zona viene imposta l'interruzione temporanea delle trasmissioni, generalmente per motivi di sicurezza. Quindi è una roba che viene imposta, però. Non è che. è una roba che viene imposta. Ok. Quella di Concord, del team di Concord, sembra più silenzio stampa. No? che è silenzio radio terminologia militare dice Mazzottano sì infatti invece questa roba qua sembrerebbe più silenzio stampa no? sembra anche a voi da anche a voi questa sensazione qua sin dal lancio a di poco sottotono di Concord dunque senza le classiche e frequenti interazioni che avvengono tra sviluppatori e community nei giochi live service e messaggi sui social come notato da alcuni utenti dal 23 agosto, il giorno di uscita del gioco, non c'è stato un singolo messaggio del team di Firework nei thread del subreddit di Concord. Discorso simile per i social network, ad esempio l'ultimo messaggio dell'account X ufficiale dello sparatutto dei PlayStation Studios risale al 25 agosto. Le motivazioni di questo silenzio radar adesso è diventato? No, vabbè, fantastico. Silenzio radar. E silenzio radar esiste invece, vediamo un po'. Che silenzio radio abbiamo visto che esiste anche se non sembrerebbe. La terminologia più adatta. No, silenzio radar invece non esiste proprio. Silenzio radar non esiste. Penso sia comunque sempre silenzio radio. Però ho scritto silenzio radar, Questo bellissimo silenzio radar. Le motivazioni di questo silenzio radar potrebbero essere molteplici, ad esempio, su Reddit c'è chi ipotizza che ciò sia dovuto al flop commerciale del gioco e ai continui commenti denigratori degli utenti, che hanno creato una negatività tale che per gli sviluppatori risulta impossibile affacciarsi al pubblico. A detta di altri, l'assenza di comunicazione è dovuta al fatto che il team sta lavorando a testa bassa ai contenuti in arrivo dopo il lancio. Del resto, sappiamo che Concord avrà almeno tre stagioni di contenuti. C'è cioè poi chi ipotizza che molto semplicemente il gioco è ormai spacciato e che quindi qualsivoglia sforzo anche a livello comunicativo sia del tutto inutile. E eh beh, insomma, sono tante le motivazioni possibili. Sì, è abbastanza comune, diceva Dante Orochò, silenzio radio. Ok. A proposito di Concord, la triste marchetta del marketing Sony che nella pagina di PS5 Most Wanted ci hanno messo Concord in bella vista, dice Liquido. Vabbè, se non è specificato Most Wanted da chi, <ride> ci può sempre stare. Silenzio Radar, non mi pare sia corretto, dice in Inglese Videogiochi. No, decisamente no, è Silenzio Radio, appunto, anche se qua, secondo me, non è Vabbè, potrebbe essere Silenzio Radio imposto da Sony. E quindi potrebbe essere silenzio silenzio radio come roba. Silenzio radar degli sviluppatori di Concord. Nel frattempo, gli sviluppatori di 343 Industries. Pff, dilettanti. Dice Born Stellar. Ah, che sono super esperti di silenzio radar anche loro. Born Stellar. Va bene. Poi. Eh, questo l'abbiamo letta della morte delle console. Ultima notizia che avevo selezionato: Blizzard sta lavorando a un RPG FPS AAA non ancora annunciato. Stando al curriculum di un Senior Director of Product, of Product Management, eh, Blizzard sta lavorando a un RPG FPS AAA che non è stato ancora annunciato. Di cosa può trattarsi? È Chris McCabe, Senior Director of Product Management che nel suo curriculum avrà messo sta roba di un RPG FPS AAA che non ancora è stato annunciato però poi l'indicazione del genere è stata successivamente eliminata da McCabe ma qualcuno ha effettuato uno screenshot come potete vedere nel tweet in è fantastica sta roba Sì, lui mette che sta lavorando a Overwatch 2 e ha un non annunciato, non annunciato AAA di genere RPG FPS. Quindi sta arrivando una roba nuova, probabilmente, in arrivo una roba nuova di Blizzard, che potrebbe essere quel, quel gioco che loro stesso avevano pubblicizzato l'anno scorso come una nuova IP in arrivo, però quella dovrebbe essere una roba fantasy, no? Magari sono due cose diverse, interessante. Considerando le tempistiche, esiste la possibilità che il progetto sia legato a StarCraft, suppone Tommaso Pugliese, su un multiplayer o quantomeno è ciò che sperano i tantissimi appassionati della saga che ormai da tempo si sentono un po' abbandonati da Blizzard. L'ultimo titolo appartenente alla saga di StarCraft è stata la remaster del 2017, dunque se Blizzard ha intenzione di rilanciare una delle sue proprietà intellettuali i tempi sono assolutamente maturi, certo, sempre che il progetto in questione non preveda la nascita di un nuovo brand. Uno sparatutto con elementi RPG alla Remnant 2 nell ambientato nell'universo di StarCraft sarebbe qualcosa di davvero interessante considerando la ricchezza e la solidità di questa lore, ma per il momento possiamo ovviamente fare soltanto delle ipotesi visto che non ci sono ulteriori dettagli. E eh, va bene, comunque insomma sì, sicuramente potrebbe essere una roba interessante. Eh, no, nel senso che sono anni che quelli di 343 Industries continuano a postare anche prendendosi gli insulti. Ah, ok. D dilettanti che non sanno stare al gioco degli insulti, quindi. Intendeva Born stellar molto bene, signore e signori. Allora, settimana ricca questa. Domani, eh, buongiorno, laggato. Come al solito, dopo pranzo, poi in serata alle 21:30, grande chiacchiera con Vito juvara e Viking, che è stato alla Gamescom, ci vuole raccontare un po' di cose e noi ascoltiamo volentieri. Domani sera alle 21.30. Poi mercoledì Davito Juvara alle 14. Giovedì alle 14. Chiacchiera recensione di Astrobot. Venerdì, ovviamente il buongiorno laggato. E nelle serate, se riesco, com come vi avevo già preannunciato, è un po' difficile da organizzare perché sono diverse persone coinvolte. Vorrei fare una chiacchiera dedicata a Monster Hunter Wilds con diverse persone che hanno avuto modo di provarlo alla Gamescom. Ok. Eh, se non si riesce questa settimana, magari lo facciamo la settimana prossima, però insomma comunque questa settimana con o senza il momento Monster Hunter Wilds è in ogni caso molto ricca, siete invitati a seguire tutto, sia in diretta, sia in differita, come meglio vi piace o in tutti e due i modi possibili e immaginabili, eh, quindi preparatevi, è una bella chiacchiera, siamo tornati, siamo... A Milano, e quindi la chiacchiera sui videogiochi entra nel vivo questo settembre super ricco anche di uscite. Questa settimana, recensione di, di Astrobot sarà diciamo il modo in cui festeggeremo l'inizio di, di questo settembre. Ma chiacchiera su tante altre cose, come dicevamo a partire da domani sera con uh, Vito Iovara e Viking, poi il Vito Iovara Show e poi tutto il resto. Ci vuole una reunion, dice Bob Tringali. Sì, cerchiamo di fare anche un uh, raduno in, uh, prossimamente, Bob. Magari facciamo passare un altro po' di caldo e poi ci becchiamo. Anche a me farebbe piacere e vi do appuntamento a domani a questo punto, dopo pranzo come al solito e poi preparatevi per domani sera per la chiacchiera con Viking e Vito Juvara grazie e Caraibi a tutti Caraibi, Caraibi, Caraibi Caraibi, Caraibi, Caraibi